Cari amici di RTC Quarta Rete, buonasera e benvenuti a Vietri sul Mare. Sono qui con Guido Mastroianni, organizzatore dell'evento Arte in Movimento. Guido, cos'è Arte in Movimento? Beh, Arte in Movimento è un festival che vuole celebrare la Campania e la nostra cultura, la nostra arte in tutte le sue sfaccettature. È ormai giunta alla 8ª edizione, di solito è un po' più lunga perché prevede più serate. Quest'anno abbiamo deciso, proprio per tutte le restrizioni legate alla pandemia, di raggiungere, di creare un unico evento, grande evento, dove ci divertiremo, ascolteremo grande musica, ci saranno comici, influencer, e quindi è un momento per celebrare la cultura della nostra terra. E quindi, Guido, ci sarà anche una madrina di eccezione, giusto? Assolutamente sì, direttamente dall'Isola dei Famosi sarà qui con noi questa sera Angela Melillo, ma abbiamo tanti altri ospiti, abbiamo il duo di Made in Sud Peppe Rosari, abbiamo il cantante Greg, il performer Lario Avecone, abbiamo gli influencer Amelia Villano, Miriam Landi, Enzo e Mario, davvero spero di non essermi dimenticato da nessuno, ma vedete la serata e vi divertirete. Quindi ragazzi, rimanete incollati allo schermo e godetevi la serata. A dopo. Buonasera. Signori e signore, l'8ª edizione di Arte in Movimento. Thank you.
questo era il Project Rio, che sta debuttando in queste nuove sperimentazioni musicali, e vedremo ancora Vietri e le ragazze della SD Balance. Buonasera, bentrovati in questa 8ª edizione della rassegna Arte in Movimento, una kermesse che vuole celebrare l'arte e la cultura in tutte le loro sfaccettature. E stasera, caro Marco, ne vedremo delle belle, perché celebreremo la nostra terra attraverso la comicità. Infatti avremo i comici Peppe Rosaria, abbiamo i folletti di Radio Ibiza, abbiamo gli influencer, abbiamo di tutto, abbiamo una madrina che fra poco riveleremo. Quindi veramente state qui con noi, è una serata spettacolare. Le associazioni Saranno Vietresi e SD Balance hanno organizzato questa serata di gala con l'intento di divertire il pubblico e farvi conoscere gli aspetti più umani degli artisti incredibili che abbiamo invitato questa sera. E infatti quello di stasera non vuole essere solo una premiazione, ma vuole essere uno show che celebri la nostra terra, i colori della nostra musica. Quindi davvero una serata esplosiva. Per poter realizzare una rassegna di questo calibro c'è bisogno di un lavoro di sinergia. Fortunatamente i Saranno Vietresi hanno potuto contare sul valido aiuto dell'amministrazione comunale, che ci ha sostenuto fortemente nella realizzazione di questo premio. E visto che il sindaco questa sera, Giovanni De Simone, non è potuto essere qui con noi, chiamo al mio fianco il presidente del consiglio Daniele Benincasa e il direttore artistico di Vietri Cultura, il maestro Luigi Avallone. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Una serata scoppiettante che... Sì, sicuramente sarà una serata veramente all'insegna del divertimento. Guido, l'amministrazione deve solo dirti grazie per tutto quello che fai. Sono 8 anni che in maniera magistrale riesci a creare quella sinergia tra tutto il territorio che ci dà onore. Una manifestazione veramente lodevole, in quanto vede numerosi vietresi esibirsi, oltre che persone di spicco, quindi che danno modo di far conoscere il nostro territorio a livello nazionale. Diciamo che persegui lo stesso obiettivo dell'amministrazione, quello di promuovere Vietri e quello di allietare tutte le, diciamo, le serate. Quest'anno, grazie al maestro Avallone, siamo riusciti a mettere in campo circa 40 manifestazioni in controtendenza con, diciamo, il trend nazionale, perché purtroppo il Covid ci ha comportato delle difficoltà. Lo stesso chiedere il Green Pass all'ingresso non è una cosa, come dire, simpatica, però ci è una cosa polemiche necessaria per la ripartenza. Dal lato nostro mettiamo in campo tutto quello che è possibile. A breve abbiamo realizzato il pontile, che è una notizia di oggi. Circa 100 persone al giorno vengono dalla costiera amalfitana per visitare Vietri, quindi l'obiettivo è unico, è quello di promuovere Vietri, quello di, come dire, far conoscere tutte le nostre eccellenze, e tu ci riesci. Sono 8 anni. Grazie. Che veramente con le tue manifestazioni ci conoscono a livello regionale ma anche nazionale, perché hai un modo di organizzare veramente perfetto. Grazie. Grazie. Lo diciamo a fine serata, dai, facciamo finire questo e poi vediamo. Grazie. C'è anche il maestro? No, io non devo aggiungere nient'altro e dire grazie a Guido, che è un mio collaboratore in tutta questa kermesse che abbiamo organizzato. Di Vietriscena. E Vietriscena, il teatro. Sono 45 eventi, perché voi ogni giorno mi dite: maestro, facciamo un'altra cosa, e noi stiamo qui sempre ad organizzare. Non voglio togliere tempo, auguro a tutti buon divertimento e vediamo, noi ogni sera c'è un evento, perciò assolutamente. Io vi do appuntamento a domani sera. Ci vediamo domani. Buon divertimento, buonasera. Grazie a tutti. Grazie per essere stati con noi. Ringraziamo anche la Proloco di Vietri sul Mare, in modo particolare il presidente Cosmo Di Mauro, l'associazione Vivere Vietri sul Mare,
I nostri sponsor, il B&B Villangelina, il ristorante Antica Bagnara, Carla Raimondi Make Up, le ceramiche del forno, Klaus, Fabbrica, Benvenuta Picella, Iovine, Mosca e D'Urso per i premi, Antonio Stanzione Drawings, British School International, Auto Federico, Creazioni Floreali Paradise e Paola Boutique per gli splendidi abiti che indossiamo questa sera. Che poi andremo a spiegare nel dettaglio. Ringraziamo il nostro official partner, anzi ne abbiamo due. Uno è Quarta Rete, che sta riprendendo l'evento di questa sera, e il Visual Media, l'agenzia di media communication, che stasera lancia un contest, ovvero su Instagram riprendete la scena che vi piace di più, la sequenza più divertente, taggate Visual Media e saranno vietresi, e in palio ci sono tantissimi premi, tra cui uno shooting fotografico. Quindi mi raccomando, su con le storie, taggateci e taggate Visual Media. Dopo la dovuta introduzione direi di iniziare ufficialmente la serata, no? Sì, e rilassiamoci anche un po' perché dobbiamo un pochino andare. Sai, esatto, giusto? L'emozione è tanta di ritornare in scena. L'emozione è tanta, ma noi dobbiamo divertirci e il pubblico già ci sta chiedendo: ma dobbiamo sopportare tutta la serata sti due o ci sarà qualcun altro che... Dici? Direi proprio di sì, perché loro di solito sono abituati a Fortuna. Quindi quest'anno già non hanno visto Fortuna, già secondo me si sono disperati. Quindi sarei un ripiego, come stai dicendo. Sì, lo diciamo apertamente, Marco, non ci arrabbiamo se è un ripiego. E invece io ti stupirò con effetti speciali. Quali sono questi effetti speciali? Non lo so, solitamente si fa per dire, no, non pensavo che... Iniziamo proprio male. Non è vero, sto scherzando, realmente ti stupirò con effetti speciali, perché questa sera insieme a noi abbiamo l'attrice showgirl più bella, intelligente, simpatica dell'intero panorama televisivo italiano. Ballerina e prima donna del Bagaglino, vincitrice del reality La Talpa e vincitrice morale dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove ha dimostrato di avere un carattere forte e deciso che scopriremo questa sera. Attrice di film e serie TV, nonché protagonista di tanti spettacoli teatrali, Angela Melillo! Che meraviglia, Angela! Un microfono. Angela, questo è per te. Wow, che presentazione! Era il minimo, Angela. Ma grazie! Fatemi un po' sentire che non ho sentito bene. Grazie, Marina Di Vietri! Grazie, grazie a voi. Beh, avete detto delle cose meravigliose. Ma è la verità, Angela, è semplicemente sì, la verità. Perché mi volete bene. Assolutamente, assolutamente. Grazie di essere qui con noi, Angela. Ma sono felicissima, vi ringrazio per questo invito. Io non sono mai stata, ahimè, a Vietri, però come vedete poi le occasioni arrivano e sono felice di essere qui con voi. Siete veramente carini. Cioè, guarda carini. Che faccia che ti fa. Lui sorridente. Cioè, guarda, la smetti. Sì, ma l'ho già visto prima mentre scendeva le scale così. Sì, perché lui è ballerino, viene dalla danza, quindi è sempre impostato. Davvero? Beh, allora questa sera ci stupirai con effetti speciali facendo qualche passo di danza insieme a me. Esatto. Che ne dici? Ok. Chissà, forse lo scopriremo solo vivendo. Esatto. Allora, eccomi qui, grazie, grazie ancora, ma so che poi dopo forse mi farete... Sì, dopo avremo un bel momento con Angela dove scopriremo, parleremo un po' di te, della tua carriera, ma non solo, anche della tua... Sì, non dico nulla perché non le ho detto nulla, guardate. Mi ha detto, guarda, non posso dirti, ci sarà una presentazione, sarai sul palcoscenico all'inizio, poi dopo ci sono delle esibizioni, non mi ha detto che tipo di esibizioni, e poi dopo ci facciamo una chiacchierata. Nella chiacchierata ci saranno delle sorprese. A me la parola sorpresa, insomma, a voi vi piacciono le sorprese? Vi piacciono? Dai, facciamoci sentire che la piazza bene, è bella piena. E quindi saranno delle sorprese piacevoli. Assolutamente. Spero. Ma poi da Vietri solo sorprese piacevoli. Da Vietri se mangia proprio qui, mamma mia. Come è andata la cena? Bene? Bene, io ho cercato di mantenere un po' di linea, nel senso. Dai, dopo che l'isola, voglio dire. Certo, dopo la fame c'è che ho fatto. Marco che... Posso parlare anch'io?
Sì, certo. Sei bellissima e meravigliosa. Ma che carino, grazie. Smettila. Grazie, guarda, cerco di non stare troppo vicino perché qui è sempre meglio mantenere le distanze. Ma sei proprio carino, grazie, molto gentile, grazie. Mi emoziono sempre comunque quando mi fanno un complimento. Perché ricevere dei complimenti a noi donne ci piace, è vero o no? Fanno tutte così le signore. E quindi voi uomini vedete un po' che potete fare sempre. Allora. Angela, prima di salutarci volevo dire a tutti che stai trascorrendo però un bellissimo periodo qui in Costa d'Amalfi, sei in vacanza. Costiera amalfitana, la nostra bella Italia non ha competitor ormai, come dire, è eccezionale. Ma poi siete proprio calienti voi, no? Nel senso che siete chi ma fai? Abbiamo già cominciato con le lezioni di napoletano prima. Lezioni di napoletano, come ti ho detto prima, il nome di quel ristorante com'era? No, in realtà a Marina si dice a Bascia Marina. È bravissima, ecco come no? Sto andando. C'è una persona in prima fila e vedo che ride. Vabbè. Lui è bresciano, tra l'altro, quindi non può parlare proprio di questo. Dopo lo facciamo dire a lui. Esatto. Va bene. Angela, vogliamo farti un omaggio floreale. Abbiamo qui, giusto per darti il nostro. Oh, grazie. Come ti chiami tu? Antonio, grazie mille. Oh, che bellissime! Questi veramente. Fiori sono stati confezionati da Confezioni Floreali Paradise, che ci teneva ad omaggiarti. Paradise, è un paradiso questo non lo chiamo bouquet, lo chiamo proprio... Tutte rose rosse, bellissimo, grazie. Angela, facciamo un applauso ad Angela che... E ci vediamo tra poco. Ci vediamo fra poco, grazie. Grazie a voi, a dopo. Ne abbiamo già visto uno, ma è il momento di presentare gli accompagnatori che ci aiuteranno a gestire il palcoscenico. Indossando gli abiti di Celine Vogue, che qui in platea, e faccio un applauso presso Paola Boutique, qui faccio un altro applauso, con le scarpe di Rosario Cuomo, facciamo entrare a Martina, Tony e Antonio. Facciamo un applauso, facciamo sentire il nostro calore, questi abiti meravigliosi che riprendono le maioliche della nostra costa, quindi sono davvero meravigliosi. Ragazzi, so che avete un ruolo per noi in questo momento, quindi perché dobbiamo presentare... Introduciamo il parterre d'onore, ovvero gli amici di Arte in Movimento che consegneranno i premi agli artisti di questa sera. E io presento subito Pina Testa, coreografa e già prima ballerina del San Carlo. Barbara Landi, giornalista del Mattino e speaker di Radio Base. Jacopo Cupitosi, general manager del Gifoni Film Festival Experience. Marco Rispoli, speaker e conduttore Radio Playtag. Per il nostro parterre, Marco, c'è un cardour di ceramica realizzata da Ceramica d'Urso che i nostri accompagnatori consegnano. Quindi c'è un regalo anche per voi, voglio dire, non vi facciamo mancare nulla. Entriamo adesso nel vivo della serata con la prima sezione, una sezione che noi amiamo molto, Marco, vero? Eh sì, autore e protagonista dello spettacolo di successo Amalfi, in scena per più di 5 anni negli arsenali di Amalfi e di Rebellion, nonché produttore ed interprete di The Murder Ballad. In procinto di ritornare in scena con il nuovissimo musical Vlad, opera musical, ispirato alla figura di Dracula, Ario Avecone. Dario. Arte in Movimento. Mi chiamo in tutti i modi nella mia vita. Dario, Ario, Mario, Ilario. Cioè, sono una lista infinita. No, ma ti conosco, hai capito? Però capita, non c'è problema. Scusami. Ario, come ti è venuta l'idea di creare uno show permanente negli arsenali? Già nel 2012, una cosa che ormai va avanti da tanti anni. Abbiamo fatto 700 repliche, quasi 10 anni, 10 stagioni. È nata con l'idea di dare a un territorio uno spettacolo stabile e potevo far sì che tutti i turisti potessero venire, vedere, parlare e conoscere la storia del proprio luogo, ed è andata molto bene. È cominciato tutto da lì, poi negli anni
è venuto c'è il stato tutto il resto, sì. Infatti non ti sei mai fermato, hai creato un ipotetico sequel di Amalfi che Rebellion. Io ho visto un po' prima del lockdown uno spettacolo meraviglioso che è Murder Ballad, che riprende un off-Broadway bellissimo, e c'è Vlad, opera musical. Che doveva già debuttare, poi purtroppo il Covid ci ha bloccato, doveva essere già uno spettacolo dell'anno scorso, invece quest'anno partirà a fine gennaio e stasera facciamo sentire anche qualcosa. No? E quindi... E infatti questa sera Ario ci regala un mix originale che ripercorre la sua carriera. Buon ascolto, Ario Avecone! Grazie! Ti racconterò una storia di amore e lealtà, ti racconto la passione che va oltre il tempo, come anime disperse nell'eternità di un'idea. Si squarcia il cielo blu, si allineano le stelle, si innalzano le vele di questa civiltà. Due lampi in mezzo al blu dividono la notte, confondono le rotte della nostra libertà. Squarcia il cielo blu e cadono le stelle, si bruciano le vele di questa civiltà. Due lampi in mezzo al blu dividono la notte, confondono le rotte della nostra libertà. Questo è l'inizio, 2012 e 700 repliche. Questo invece è il seguito, Rebellion, una storia ambientata nel 1300. Siamo figli dello stesso destino, fratelli a metà, figli dello stesso amore. C'è qualcosa che ancora non va, qualcosa non va, c'è qualcosa che non va, che non va. Se bastassero quegli occhi miei a creare un mondo, e se fosse l'amore per lei la strada giusta da seguire, sarei in divisioni di noi, ma figli dello stesso destino. Ciò che serve rimane con noi, tutto cambia.
da queste atmosfere un po' pop passiamo invece a quello che è il futuro, ossia Vlad Dracula. Sabbia è come polvere che cade su di me, i miei mille errori, la mia infinita verità, e la memoria di un uomo che non c'è più. Ricoprirò ogni lacrima delle più false verità e cercherò in questo mondo nell'anima la mia eterna oscurità. Ritorna da me ogni attimo quella triste immagine di quando tu andasti via lontana da me. È colpa mia. Il potere, il denaro che ho, che cosa vuoi che sia se il ricordo di lei ti squarcia? Perché sai che la colpa è solo tua. Disegni una vita nuova, una storia vera, un mondo che somiglia a te, ma il risveglio al mattino è buio, è fermo. Notte. E da questo momento molto intimo a una serenata d'amore di Vlad per la sua Mina, la sola immagine. Riflessa dentro gli occhi. Ti aspetto da un'eternità, brucia quel ricordo dentro me di quei giorni bui, è un'immagine che mai vanirà. Sei la sola immagine, un riflesso mai svanito dentro di me. Che sarai sempre parte del mio cuore, resta qui con me amore, siamo parte dell'eternità. Sempre sarai la sola immagine, luce viva dentro me. Dentro me. Grazie.
Grazie mille. Ario Avecone. Grazie. Ario vince il premio Arte e Movimento categoria Musical. Grazie mille. Consegna il premio Barbara Landi. Il premio è stato realizzato da Ceramica Vietri Art di Luigi Del Forno. Facciamo Arte e Movimento. Non ci abitueremo mai a questo stacchetto. Consegna il premio Barbara Landi. Complimenti. Grazie mille. Forse il microfono di Barbara è spento. Si sente. Buonasera a tutti. Complimenti davvero perché ci ha fatto fare questo viaggio meraviglioso musicale. Barbara poi è una grandissima esperta. Barbara, ci ritroviamo dal vivo dopo Art & Talk. Come riprendere a fare questi eventi in piazza con la gente? Allora, innanzitutto lo scenario è meraviglioso perché l'altra volta eravamo in villa, questa volta siamo qui, abbiamo questa costiera meravigliosa che si apre, quindi davvero sembra un ritorno alla vita. Poi io ti devo fare i complimenti perché in questo momento realizzare eventi dal vivo è difficilissimo anche per le normative Covid, quindi veramente complimenti a tutto il tuo staff. Grazie. E poi perché noi ci siamo incrociati anche durante il periodo del lockdown, e anche in maniera un po' digital, perché tu, è la cosa bellissima dell'arte, è che l'arte trova nuove forme di espressione, nonostante le chiusure, nonostante la crisi, anzi forse in un momento di crisi viene fuori davvero quel genio creativo, quella vis che ti permette davvero di reagire, e tu l'hai sempre fatto con tutto il tuo gruppo, quindi veramente io farei un applauso a tutto il gruppo che saranno vietresi. Grazie. Barbara, noi ci vediamo dopo. Dopo, assolutamente. Ario, grazie. Grazie mille. Grazie. Ci vediamo Ciao. A teatro. A teatro l'anno prossimo, a fine gennaio, con Vlad Dracula, anche a Salerno e poi tutta Italia. Grazie. Grazie, grazie. Buona serata. Andiamo avanti, Marco? Andiamo avanti. Avrei un problema. Un problema? Ora, a 10 minuti dall'inizio, ho un problema. Vabbè, il bagno è laggiù se vuoi andare... No, non è oltre questo, un altro tipo di problema. Qual è questo problema? Dovrei imparare l'inglese. Vabbè, non è la sede adatta, ma posso insegnarti qualche parolina. È proprio questo il punto. Con tutto il rispetto, avrei bisogno di un altro insegnante d'inglese. Mi sa che ho l'insegnante che fa al caso tuo. Lei è diventata famosa in tutta Italia grazie al tormentone In Naples We Don't Say. Vince il premio social Miriam Landi. Arte in Movimento. Buonasera Miriam, ci vediamo dal vivo anche noi perché ci siamo visti sempre. Allora, per quei due o tre che non la conoscono, Miriam è passata anche in TV, è stata Italia's Got Talent, se non sbaglio, è diventata famosissima con questo tormentone In Naples We Don't Say, giusto? Giusto, giusto. Facciamo qualche esempio per far capire, dai, al pubblico. Facciamo qualche esempio, io li ho preparati apposta per voi proprio. Che onore, sì? Che onore, dai. È uno strumento che devo avere perché altrimenti non funziono senza questo. No, lei senza telefono, senza TikTok, Instagram, no. Non starei qui senza questo. Esatto. Allora, per farvi capire, secondo me sono un po' di più di uno o due che non mi conoscono, però non mi offendo, non fa niente. Allora, ad esempio, In Naples we don't say I don't care. But we say, tiri-ti-ti-ti, and I think that's beautiful. Cioè, avete capito? è questo. E tiri-ti-ti-ti. Tu lo dici, tiri-ti-ti. Io lo dico sempre. Tu lo dici? Wow. Ah, ok. No, questo non la dico tanto. Vediamo qualche altra. Ti metto ad in difficoltà. Ad esempio, in Naples we don't say, the fun's over, but we say, fornuta sezionel, and I think that's beautiful. Questo penso che la diciamo. Questa è proprio di questi giorni di fine agosto, fine vacanza ormai. Esatto. Finito. Oppure ad esempio, In Naples we don't say simple, but we say pan e puparul, and I think that's beautiful. E questo pure lo diciamo. Però Mina, prima di continuare, visto che ti premierà una persona che in realtà non è napoletana, io la vorrei chiamare qui sul palco, che è Marco Rispoli. Marco, raggiungici sul palco, prendi anche il microfono. Arte in Movimento. Buonasera a tutti. A Italia's Got Talent avevi Mara Maionchi. Gio Bastianic, qui c'hai Marco Rispoli. Ti è capitata male comunque. Vediamo un po' come te la giocate. Questa è famosa a Napoli.
In Naples we don't say it's better to keep silent, but we say a meia parola che lega non zerisce, and I think that's beautiful. E ora la devi ripetere. Puoi ripeterla per cortesia. A meia parola e che lega non zerisce. A meia parola e che non zerisce. Dici tu? A giro mi hanno messo. A meglio parola è quella che non sorrisce. Un applausino di incoraggiamento lo facciamo? Un'altra. Ancora. In Naples we don't say really, but we say over fire. And ah, questa I la so, questa beautiful. La so. Questa riesco. Over fire. Bravo. Qua più, applauso più forte. Più forte, dai. Un applauso, tutta la piazza, anche quelli lì giù. Miriam ha superato il test. Ha dai. Superato. No, quindi comunque, io e Miriam l'ho vista in diretta quando a Mara Maionchi gli ha fatto dire Shin Ma Kuo. Giusto? Sì. Grande. Si è preparato. Ha studiato. Vince il premio Social Arte e Movimento 2021 Miriam Landi. Arte e Movimento. Consegna il premio Marco Rispoli. Il premio è stato realizzato da Grazie. Ceramica Fabbrica. Come vedete sono tutti pezzi della nostra terra, quindi grazie per essere stata con noi, Miriam. Grazie mille, veramente un onore, grazie. Ti seguiremo su tutti i social perché domani riparti, giusto? Sì. Lo diciamo così tanto dopo la vacanza. Vado a mangiare. Vai a mangiare di nuovo? Io mangio quando guardo. Buona forchetta, una buona grazie. Forchetta. Sì. Grazie Miriam, grazie. Grazie. Marco, una domanda a te, no? Così ti lasciamo. Tu già mi hai messo a giro questa sera. Devo scappare? No, ho sbagliato? No, potevi stare un altro poco con noi. Dai, sai. Marco, sei molto seguito nei tuoi programmi radiofonici, grazie, televisivi. Grazie. Cosa ci aspetta per questa nuova stagione? È una nuova stagione, una nuova programmazione, la stiamo studiando, Guido, quindi abbiamo intenzione di inserire cose nuove. Io inviterei Miriam. Guarda, assolutissimamente sì. Se vuoi venire, ti aspetto a Radio Playtime grazie. Con tutto lo staff. Grazie, noi ci vediamo voi, dopo. Ci vediamo grazie dopo. Ancora grazie a Miriam. Grazie mille. Ciao, ciao. Il prossimo premio viene anticipato da una esibizione. Accogliamo con un caloroso applauso il talentuoso Leon Di Domenico. Oh, no.
Che talento Leon, vieni avanti con noi. Dovete sapere che Leon è un talento salernitano, ma è ormai da qualche... Vallese. Se c'è un microfono pure per Leon, così anche se ti facciamo prendere fiato. È a Londra ormai da un po' di tempo. Sei stato a Sanremo, ti sei esibito anche sul palco dell'Ariston e speriamo che Arte in Movimento ti porti ancora più fortuna. Grazie. Mentre facciamo un attimo riprendere fiato, chiamiamo al nostro fianco la maestra Pina Testa. Pina, vieni qui. Arte in Movimento. Quando c'è Pina non ce n'è per nessuno. Pina, noi mentre facciamo prendere un attimo fiato a lui, perché sennò poverino. Pina, tu sei la madrina della nostra serata di danza, di solito quando riusciamo a fare la rassegna per più serate. Quest'anno abbiamo dato un unico premio di danza a Leon, l'anno prossimo spero riusciremo a replicare. Quest'anno siamo stati fortunati ad avere Leon, che lui lavora a Londra, in Inghilterra, e sta girando il mondo con le compagnie, è stato a Sanremo, è un ragazzo bravissimo, tecnicamente perfetto, disciplinato e farà tante cose belle, sono sicura. Grazie. Se lo dice Pina, che ho sentito sgridare i suoi allievi in più di un'occasione, voglio dire, ci possiamo credere. E un po' me lo sono cresciuto anche io a Leon. Ah. Devo dire la verità, sono stato anche sotto la sua ala. Perfetto, quindi io... Sono dalle mie mani. Mi sposto perché questo momento bellissimo in cui Pina consegna il premio, penso che... Bene. Ci sta tutto. Consegna il premio Pina Testa. Il premio è stato realizzato da Ceramica Vietra Art di Luigi Del Forno. Grazie. Grazie Leon. Grazie. Ciao, per essere stato con noi. Pina, noi ci vediamo dopo. Va bene? Ti scorta il nostro Leon. E adesso lui, come direbbe Totò, è una delle pietre emiliane del teatro salernitano, nonché un punto di riferimento per tanti giovani talenti. I suoi spettacoli hanno girato i teatri più importanti d'Italia, le sue rivisitazioni storiche sono una garanzia di cultura e di arte. Attore, autore e regista, il premio Arte in Movimento alla carriera va a Gaetano Stella. Arte in Movimento. Gaetano si è trasformato però, vorrei dire, un microfono per Serena. Serena, buonasera a tutti. Non sono Gaetano Stella. È Serena Stella, però. Però sono, diciamo che il gruppo sanguigno è quasi uguale. Diciamo che ci conosciamo da 37 anni. Esatto. Mio padre, quindi va bene. Diciamo, dov'è papà? Allora, in questo momento lui è a Cesinali perché è il direttore artistico di un POC vinto tra i comuni di Siano, Cesinali e Rocca Piemonte. Quindi da ieri fino al 31 agosto è il regista di non so quante rievocazioni storiche. Infatti io ero a Cesinali, sono venuta qui, ritiro il premio e adesso ritorno a Cesinali da lui e domani infatti avrà anche... Avremo il video. Il video cui... ovviamente, quindi vi ringrazio a nome di papà. È sempre un po' particolare essere la figlia di, lo sai, te l'ho anche un po' spiegato, è sempre un po' particolare, è un grande onore perché su questo non ci sono dubbi, ha fatto quello che ha fatto e noi siamo orgogliosi come famiglia e non solo. Però è un bel cognome, cioè un bel peso. È un bel peso portare questo cognome. Serena, noi questo inverno abbiamo finalmente collaborato con questo programma Stelle Nascenti. Vediamo l'autunno prossimo. Senti, noi ci siamo strappati una promessa, nel senso che abbiamo detto che Stelle Nascenti è stato un format online fino a questo momento, è andata molto bene, però ci siamo ripromessi di farlo in sede, perché funzioniamo come coppia, io e te. Assolutamente. Io vorrei farvi leggere i messaggi che mi manda Serena, ma non li manderò mai. No, diciamo che io tengo i tempi e quindi mandavo i messaggi a Guido, 2 minuti, basta. Ciao, che doveva salutare le persone, quindi ecco sono un po' così io, però sarà bellissimo poterlo fare in sede, sperando che ce lo permettano, incrociamo le dita che ce lo permettano. E noi siamo molto legati a Vietri,
Voi lo sapete, mio padre ha tutti i parenti a Vietri, io ho fatto tutte le vacanze quando ero piccola, andavamo qui a mare, quindi per me Vietri è comunque una seconda casa, quindi sono molto contenta e sono molto contenta di prendere il premio per papà a Vietri sul mare. Va bene, grazie, grazie, per noi è un onore e un piacere. Consegna il premio Jacopo Gubitosi. Ah, due figli d'arte. Sì, infatti. Due figli d'arte. Nulla è casuale. Come non è stato fare. Casuale. Jacopo. Arte in movimento. Il premio è stato realizzato da Benvenuto a Picella. Allora, il premio Serena ci promette di portarlo a papà. Ma state scherzando, è normale. Domani mattina avrete anche la... Satella non glielo do. No, domani mattina avremo domani, anche la prova. Grazie mille, grazie. Grazie mille, grazie, grazie a tutti, grazie. E io voglio strappare un'altra promessa a Jacopo, perché ormai anche con Jacopo è un amico di Arte in Movimento, abbiamo un bellissimo rapporto e ci siamo ripromessi di fare qualcosa su Giffoni anche a Vietri, giusto? Esatto, esattamente. Tolgo la mascherina, ma il microfono va, si sente? Si sente? Esattamente, esattamente, caro Guido, la promessa è che da settembre ci rimettiamo nuovamente insieme, perché come sai... Lo scorso maggio abbiamo registrato a Giffoni il primo summit dei festival delle rassegne cinematografiche di tutta Italia e quindi l'obiettivo appunto è che tutte queste grandi attività, grandi, piccole e medie, possano cooperare in sinergia e far sì che il cinema, lo spettacolo, l'arte italiana possa in qualche modo anche rafforzare non solo sul territorio nazionale ma anche sul territorio internazionale e mondiale. Quindi io prometto qui davanti a tutti che da settembre faremo un protocollo d'intesa per far sì che la rassegna ovviamente Arte in Movimento, ma anche con Giffoni Film Festival insieme possono trovare nuovi sbocchi creativi, culturali, formativi, innovativi, perché no? E quindi veramente con molto orgoglio e con molto piacere ti riconfermo questa nostra volontà che da tempo ormai portiamo avanti, però il Covid ci ha un pochettino bloccati, però lo facciamo, lo facciamo. E allora... Io saluto Jacopo che rivediamo dopo, saluto Serena che deve scappare. Grazie, grazie Guido, grazie, grazie Alessia, grazie Serena, grazie, un bacio a tutti, ciao maestra Testa. Ciao. Ciao e grazie. Allora andiamo avanti, 2 anni fa Elio Belmare ha ricevuto il premio Arte in Movimento quale nuova promessa della musica italiana. Quest'anno ha deciso di realizzare il suo ultimo videoclip proprio a Vietri sul mare, coinvolgendo proprio l'associazione Salano Vietresi e ASD Balance. Per me è stato un onore girare questo videoclip insieme al nostro staff. Lo trovate su tutti i canali social YouTube. E questa sera ci farà ascoltare proprio questo brano che è diventato una vera e propria hit sui lidi balneari italiani. Elio Belmare, Sott'acqua quanto voglio! Buonasera a tutti, ciao Vietri! Grazie mille! Sulle mani! Piedi nudi sulla sabbia, ci ripensi un'altra volta, ma non senti come scotta, senza una risposta, solo un punto e basta. Il passato è solo un'ombra, che tra un'ora già si sposta, ma se proprio non ti passa, sciacquati la faccia che da ieri sei in vacanza. Tutto quello che gli hai dato, pensi che sia solo tempo perso, ora che ti arriva il conto. E corri, 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 che domani non ha senso. E voglio arrivare fino in fondo, fino al punto in cui resisto, mentre il fiato si consuma e l'aria perde ogni diritto. Voglio stare nel casino, ma tu prendimi la mano, perché solo con te riesco a stare davvero sott'acqua quanto voglio. Fare l'alba non ci stanca, alle 7 con la stronza, ma alla fine che ci importa, nessuno ci ferma, nessuno ci tocca. Tutte le tue mille ansie, questa notte il sonno non esiste, se ne parlerà a settembre. E balla, balla, balla che la notte non finisce. Voglio arrivare fino in fondo, fino al punto in cui resisto, mentre il fiato si consuma e l'aria perde ogni diritto. Voglio stare nel casino, ma tu prendimi la mano, perché
che solo con te riesco a stare doveroso d'acqua quanto voglio. Stanotte beviamo alla vita che star male non vale la pena. Domani la sveglia non suona e in fondo se state un po' strana. Se non fa più male, se non vuoi più dare, se hai tempo di avere ti porto con me. Che voglio arrivare fino in fondo, fino al punto in cui resisto. E l'aria perde ogni diritto. Voglio stare nel casino, ma tu prendimi la mano, perché solo con te riesco a stare davvero sott'acqua quanto voglio. Sott'acqua quanto voglio. Grazie, grazie Vietri. Voglio le ballerine dell'Asbiel Talents fino al punto in cui resisto. Ormai la odiano al 100%, non ne possono più. Vero, coreografia della SD Balance, ballerina SD Balance, grazie per essere state con noi. Grazie Elio per averci regalato questo tormentone. Non te ne andare Elio, perché è vero che il premio Arte e Movimento l'hai ricevuto già 2 anni fa nella serata di musica, ma anche per te c'è un piccolo omaggio. Dai. Della Ceramica d'Urso, e consegna il premio. Dove sta? Ci siete pronti? Marco Rispoli. Arte e Movimento. Elio, ciao. Ciao Marco. Questo è un sempre un, non è un piatto arte e movimento, ma è un piatto sempre da parte di grazie arte e mille movimento. Li metterò ormai nella mia collezione. Boh, basta, prego Elio. Marco, ma dimmi, questa canzone in radio molto bello anche il video, devo esserci sincero, è girato qui a Vietri, molto bravo anche il nostro Guido. La radio, quindi in radio c'è anche la dimensione live. Io ti chiederò di venire negli studi di Radio Playtag, perché come ben sai Radio Playtag la forza è la musica, musica live, perché all'interno degli studi c'è un bellissimo palco dove poterti far esibire tranquillamente. Assolutamente, grazie mille di cuore. Grazie a te. Io volevo ringraziare veramente di cuore tutti quelli che hanno reso possibile il videoclip di Sott'acqua quanto voglio, ma soprattutto il cuore immenso dei vietresi che si sono scapicollati per partecipare. Grazie mille. Grazie a te. Grazie Marco, grazie Elio. Che c'è Marco? Ma niente, mi sento un po' solo. Senti solo? Vogliamo chiamare... Sì. Ecco, già fatto la faccia, eh? La splendida... Angela Melillo! Grazie, grazie Antonio! Eh? Angela, eccoci. C'è pure questa musica molto... Come mai con questa musica, scusa, così non ho capito. Forse per questo vestito da night, dai, così fa un disco. Po' nostro Ciro ha scelto questa musica. Angela, adesso ti dobbiamo conoscere un po', nel senso, sì. Angela nasce come ballerina, il primo, sì. Però poi si è trasformata in una vera e propria showgirl. Beh, ho iniziato a studiare danza classica quando ero piccola e consiglio a tutte le bambine che vogliono intraprendere una carriera come danzatrici, la danza classica è la base per fare qualsiasi cosa, per fare eventualmente una danza moderna, contemporanea, qualsiasi cosa. Ragazze, dovete studiare. Ma questo bello, non solo questo. Per fare le ballerine, naturalmente. Nella in vita generale. Sì, bisogna prepararsi, anche se volete fare, non so, qualsiasi altro tipo di lavoro, anche se uno vuole fare il parrucchiere, deve saper lavorare. Come è andata col parrucchiere? Bravissimo, Paolo è stato eccezionale. Facciamo un applauso. Facciamo un applauso a Paolo. Allora. Angela, poi il tuo primo momento importante è stato con Paolo Limiti. Sì, sì, ho lavorato 2 anni nel programma con il nostro, che ora purtroppo non c'è più, Paolo Limiti, ma che tante signore ricorderanno. Il programma era alle 2 su Rai 1 e affiancavo Paolo tutti i giorni nella diretta.
Paolo per me è stato una grandissima palestra, perché è considerato l'enciclopedia della televisione italiana, e tutti i giorni quando andavamo in onda io tipo perdevo 2 chili probabilmente, perché avevo un'ansia, perché con lui bisogna essere sempre preparati, sempre pronti a qualsiasi cosa. Magari c'era il giorno che magari non ti faceva parlare, però in un altro momento magari ti diceva vai avanti tu. E tu, se non sei preparato, quindi una grande scuola, una grande palestra, Paolo. Grazie. Però poi c'è stato un altro momento importante, che mi hai detto che Paolo anche, è rimasto un po' così. Sì, sì, perché io dopo 2 anni al suo fianco, al fianco appunto di Paolo Limiti, sono stata chiamata da Pingitore per fare la prima donna al Bagaglino, e quindi dissi a Paolo, guarda, io torno a Roma, perché Limiti era a Milano, e farò il Bagaglino, farò la prima donna. E lui insomma non è che proprio all'inizio ha gradito molto, però poi mi ha detto vabbè, se tu sei felice di questa scelta sono contento per te. Quindi ho calcato poi per un po' di tempo il palcoscenico del Salone Margherita, che a Roma chiamiamo Bagaglino, e che purtroppo però in quest'ultimo periodo credo che sia fermo, perché insomma ci sono delle problematiche proprio all'interno del teatro, e forse verrà venduto, forse no. Per il momento il Bagaglino è un po', diciamo, fermo. Però quindi anche lì una palestra, perché anche lì una palestra, perché Nini Pingitore è un regista che non lascia niente all'improvvisazione, cioè anche se respiri laddove non devi respirare, lui ti dice signorine avete sbagliato, ricominciamo da capo. Quindi anche lì è stata una bella palestra. Poi sono stata sul palco insieme alla Valeria Marini, a Pamela Prati, insomma tante prime donne. Immagino il dietro le quinte con Valeria Marini, Pamela Prati. No, ma lo spettacolo non era davanti, cioè sul palcoscenico. Lo spettacolo è sempre dietro le quinte, che è quella la cosa più divertente. Chi è la più beh, insomma, dai, non mi far dire la più prima donna. Tra tutte e due se la battono, va, diciamo questo. No, però una cosa bella che voglio dire è che il bravissimo Oreste Lionello, con il quale ho avuto modo di lavorare sul palcoscenico, era veramente un grande, grandissimo attore. Io con lui ho imparato moltissimo. È un attore molto particolare, perché prendeva delle pause lunghissime, e spesso quando io ero accanto a lui scambiavo qualche volta le sue lunghe pause. Dentro di me facevo, oh mamma mia, si è dimenticato, perché ogni tanto si dimenticava pure. Quindi non sapevo mai qual era il momento della pausa, oppure perché si dimenticava. Quindi anche lì, ragazzi, cioè, si deve sempre imparare. Io dico sempre che nella vita non si è mai arrivati. Ogni lavoro ci insegna qualcosa, ogni persona ci trasmette qualcosa. Quindi io ho sempre dei bellissimi ricordi con tutti, devo dire, con tutte queste persone con cui ho avuto la fortuna di lavorare, questo sì. E poi vabbè, ultimo, lo diciamo già, cioè, vabbè lo diciamo, quello Angela un lavoro, vabbè. Ha partecipato, innanzitutto ha vinto la Talpa su Rai, sì, 2, sì, 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 con la reality, e poi hai fatto l'ultima edizione dell'Isola ma dei Famosi. Sì, perché devo dirti una piccola parentesi prima di accettare l'Isola dei Famosi. C'è stato questo periodo tremendo per tutti di lockdown, no? Mentre io prima del lockdown lavoravo molto in teatro, ho fatto dei spettacoli a teatro bellissimi con Sandra Milo, insomma Andrea Roncato, con tanti personaggi, e lavorare in teatro è qualcosa di magico, molto diverso dalla televisione. Quando si lavora in televisione, come quella lucetta rossa, è tutto molto freddo, cioè tu sai che dietro quella lucetta chissà quanta gente, no, ti sta guardando. Ma a teatro si sentono i respiri delle persone, gli applausi, è un altro calore. E purtroppo poi tutto questo si è dovuto fermare, ma non solo il teatro, come tanti tanti lavori per tutti. E quindi poi dopo, passato questo periodo, è arrivata la proposta dell'Isola, e io che sono una persona che dice sempre vabbè, va, proviamo, mi butto. Che vuoi sapere dell'Isola? Dimmi. Te le fa Marco le domande sull'Isola? Perché ma tutti che mi chiedono, anche dietro le quinte. Dimmi, dimmi, ma Marco. Ma si patisce davvero la fame? Allora,
vi dico una cosa, Valentina Persia, che voi tutti avete visto, insomma, che conoscerete, che è una bravissima comica, bravissima attrice, mi diceva, il primo quando esco dall'isola, il primo che mi dice, se è tutto vero, gli do una capocciata. No, ma non è tutto vero, di più, ma come, allora, si dimagrisce da morire, le persone dimagriscono 20 kg perché c'è una fame, che tu sbatti la testa addosso ai palmi, alle palme, perché manco il palo, cioè, ai cocchi, capito? Cioè, una fame, ragazzi, adesso, però è una condizione che ti viene richiesta, perché tu sei un naufrago. Tu, cioè, quanti chili hai perso, Angela? Io adesso ne ho ripresi 9, quindi, insomma, 9 chili in meno, devo dire che sono tanti, devo dire, ma non è solamente la fame, che è una cosa che io affrontavo abbastanza bene, insomma, riesco a non mangiare, ma la cosa per me, diciamo, più, come dire, più difficile era la pesantezza a volte delle giornate intere dove tu non fai, cioè guardi il cielo morto di fame, dormi per terra sulle stuoie dove ci sono animali, c'è tutto, tu sei veramente un naufrago buttato su un'isola e devi sopravvivere senza niente. Capito? E vi dico la verità, un conto è quando te lo raccontano, un conto è viverlo, è veramente un'esperienza molto molto forte che ti fa stare da solo, con te stesso, perché lì pensi e non hai niente. Quindi anche la convivenza non è cosa semplice, la convivenza, insomma, anche lì è dura. Però nella vita si affronta tutto, si affrontano cose peggiori, questa, insomma, è una parentesi. Non so se la domanda che ti fa Marco se è una delle cose peggiori da affrontare. Me la posso dire? Sì, dai. Dipende, Marco, che domanda è? Dimmi. Ma in bagno? Ecco. La pipì, non solo. Ma perché tutti hanno questa cosa del bagno? Allora, quando mi chiedono, ma come facevate col bagno? Beh, allora, bagno... andarci al bagno, chi ci andava più? Perché Chicco e Riso, cioè, no, immagina, vabbè, il bagno si fa in natura, non c'è niente, non c'è proprio niente. Io devo dire la verità, perché per 4 settimane proprio il bagno non l'ho visto neanche in natura, e quindi sono stata ricoverata 2 giorni con le flebo, e insomma è dura, è veramente molto molto dura, però si fa. Ma certo che si fa. E adesso facciamo tutto. Un esperimento. Musica innanzitutto. Oddio, eh? Questi esperimenti di che tratta? Ti ricorda niente questa musica? Non c'è. Oddio, che è? Sì. Mamma mia, sì, mi ricordo. Allora, facciamo un esperimento, visto che lì vi facevano giocare molto col cibo. Però ti facciamo giocare col cibo della nostra terra. Oh mamma. Allora, vediamo, io chiamerei subito Antonio. Oh, vabbè. Abbiamo qui davanti a te. Oh, che meraviglia! 3 dolci tipici della nostra terra. Beh, vabbè, il babà, la sfogliatella napoletana. E questo è un pan di Spagna al limone, che è proprio tipico della nostra terra. Perché poi ci avete pure le pastiere. Con sì, la e quelle a Pasqua, però. Quelle a Pasqua, vabbè, capito, ma si può mangiare pure se non è a Pasqua. Sì, però non ce l'avevano in pasticceria. Questi sono pasticceria Sandro, ci ha dato questi dolci. Ma una cosa, allora... ma la sfogliatella napoletana è quella ripiena con la crema? Sì, questa. Ah, vabbè, babà. Che taggia fa? Allora, allora, immagina che puoi mangiare solo uno. Ma che davvero? Ma che mi stai a fare la prova? Non ci posso credere. Scusa, dobbiamo essere un... Oddio. Quindi puoi mangiare solo uno di questi dolci. Ma... e gli altri dai altri naufraghi, guarda. Ma non me li posso portare a casa tutti e tre? No, me li devo mangiare qui uno, scusa. Io li faccio assaggiare a mia figlia, a mia, al mio fidanzato che è lì, ai miei amici che sono venuti con me. Dai, cioè, tutti, che devo... dimmi. Allora, tu ne devi scegliere uno, poi gli altri li possiamo... Vabbè. Dai, quale sceglieresti così? Scelgo... me lo devo mangiare tutto subito? No, un morso adesso. Senti, scelgo questa qui perché non la conosco. Ok, ci fai sentire una... vediamo un attimo, prova come la mangiamo, cosa ne pensi, se ti piace. Faccio subito io. Applauso! Com'è? Buona. Ora mangia tutto, eh? No, c'è, che c'è dentro? Limone, pan di Spagna e limone.
Bulbo. Vabbè, scherziamo, dietro le quinte te lo lasciamo non tutto finisco. Questo. Puoi finire, te ne mangi tutti e tre. Beh, vabbè, ma è un dolce vostro tipico? Sì, della costiera amalfitana. Ma perché non mi hai fatto trovare una... no, no, vabbè. E c'è anche la delizia che purtroppo buonissima. Non si teneva. Ok, mi fa piacere che ti... Pensavo che avessi un minuto, di avere un minuto di tempo per mangiarlo tutto, perché lì funzionava così. No, invece siamo stati più buoni, dai. Siamo stati più buoni, sì, sì. E dopo questa prova difficilissima, certo. Abbiamo una ricompensa per te, perché un artista locale ha voluto omaggiare la tua bellezza con un dipinto, sperando che ti piaccia. Allora, questo è un artista nostro, che è Antonio Stanzione, che ha creato questo lavoro per te. Vediamolo, facciamo salire sul palco. Arte in movimento. Sì, è uno stile molto particolare. Ma molto più bella. No, cioè, è una tua foto, l'abbiamo trovata su internet. Beh, bravissimo, l'hai fatto tu, bravissimo. Ma con quale tecnica? Digitale. Ah, l'hai fatto? Digitale, sì. Grazie Antonio, hai preso questa fotografia che ho postato su Instagram, sì, anche. Sì, che bello, veramente, bellissimo. Guarda, mi hai fatto un dono, che ti devo dire, ogni volta che ricevo qualcosa poi non ho parole, no? Come prima con i fiori, con questo. Diciamo che ti stiamo coccolando, dai, dopo. Siete molto carini, grazie. Tutto grazie. Grazie. Posso darti il pugno? Sì. Ecco, facciamo così. Grazie. Grazie Antonio, grazie. Angela, grazie per esserti prestata a questo gioco. Noi ma io vediamo... pensavo di fare un balletto con lui, ma neanche in quello. In finale? Ma certo. Ci vediamo dopo. Grazie. Pronti a ballare. Grazie. Angela Melillo. Ma bello, eh? Senti, io mi sono stancato un po'. Cioè Marco, dopo la Melillo ti abbiamo fatto tutta questa cosa, mo ti sei stancato. Ma sai, a una certa devi andare a dormire. E che vogliamo fare adesso quindi? Che dai, ci manca poco, stringiamo i denti, no? Ma perché non ci facciamo sostituire da loro due? No, ma sono proprio peggio loro, cioè nel senso... Vabbè, facciamo una cosa, io me ne vado, poi vedi tu. No, vabbè, Marco, vabbè, vi lascio un attimo con Enzo e Mario, non so cosa può succedere, ci vediamo dopo. Buonasera, buonasera! Buonasera! Applausi, oh, applausi. Finalmente! Che finalmente? Finalmente però tocca a noi. Ah, no, tocca a noi. Però okay. Dobbiamo sostituire i presentatori. Ah, e allora torniamo tocca giù. A noi, dobbiamo farlo. Però c'è qualcosa che non mi piace. Che cosa? Questo... No, lo spettacolo che presentiamo noi prevede l'orchestra. E dove la vado a prendere l'orchestra? Non mi piace. Dove la prendiamo l'orchestra? Aspetta. Aspetta, però scusa, aspetta, perché quando siamo entrati noi non c'era arte in movimento? Puoi rifarlo, noi usciamo, Rimetti un attimo, aspetta, noi facciamo di nuovo buonasera a tutti quanti, che bello però con sì, lo però stacchetto. Se non c'è lo stacchetto noi entriamo. Enzo e Mario! Buonasera! Lo stacchetto! No, ma sta canzone me la sognerò stanotte. Lo stacchetto! Me la sogno stanotte sta canzone. Demo però... Morselli! Aspetta, no, io a me serve l'orchestra. Mi serve l'orchestra. Buonasera, salve. Buonasera a tutti. Dove salve. Stai andando? Buonasera. Ciao. Come ti chiami? Alfonso. Alfonso vuole far parte dell'orchestra. Vieni con me. Vieni. Sali sul palco, là ci sono le scale, vai. Fatemi non ti accompagno perché devo trovare gli altri fatemi componenti. Fatemi salire Alfonso. Gli altri componenti dell'orchestra. Gli altri componenti... Questo si è addormentato, aspetta, no, bene, vieni, un altro. Alfonso, gli altri componenti del... Cosa con chi fai? Stai parlando? Con me stai parlando. Vieni qua. Vai, raggiungi Mario sul palco, grazie. Vieni qua. Serve anche una dama. Fai una giro. Dama. Prego. Abbiamo con noi Titti stasera qui. Ah, Titti. A Titti l'accompagno però. Vieni Titti, vieni. Facciamo un applauso a Titti. Come si chiama lei? Un attimo, devo svegliare questo. Un attimo, Lello. Buonasera. Mimmo. No, mica ho chiesto. Buonasera. Buonasera. Ah, e poi, come ti chiami? Mimmo. Perfetto. Andiamo, possiamo andare. Vieni. Ok, vanno bene tre, Vanno bene tre, vanno bene, dai, sì, vieni. Mamma che fatica, oh. Mamma mia. Allora, innanzitutto dobbiamo presentare la nostra orchestra. Sì, aspetta per... E ogni volta tu che vuoi fare per la presentazione così. No. Così. Stacchetto, vai! Un attimo, orchestra, Titti, applausi. No. Allora, venite qua.
venite qua davanti. Ogni volta che direte il vostro nome partirà l'applauso spontaneo, sì, e un accenno di stacchetto. Non lo mettete tutto perché... Basta. Non ne abusare, ti prego. Allora, conosciamo... Conosciamoli. No, vi giuro, non è preparata sta roba. Abbiamo creato dei mostri. Eccolo qua. Ciao. Ciao. Abbiamo detto, vabbè, ripresentati. Beh, Alfonso Senatore. Applauso. Come dà pure il codice fiscale. Va bene il nome, basta. L'IBAN ce lo dai dopo. Poi abbiamo... Anna. Detta Titti. Applauso. E poi... Ah, ce l'ho io il microfono, giusto? Lello. Sì, Lello, però stai calmo, questo me mena fra poco. Sacchetto, vai per Lello. Ciro. Ho sacchetto per Lello. Oh, ok. Conosciamo un pochettino i nostri protagonisti. Cosa fai tu? Niente, più o meno faccio il tuo lavoro. Faccio presentatore, conduttore, televisione, cinema. Ah, lo vedi? Allora, io sto qui. E chi ha chiamato a questo? Sono stato... Tu! Chiamato io. Devi sapere che io la prima edizione di questo evento ho avuto il premio per la televisione. Ringrazio Guido perché arrivo da 1 mattina. Ma questo è il momento nostro, sto prendendo lui. Ma io non lo so, aspetta. Allora, no, io so, siccome faccio l'inviato per 1 mattina, di tanti 15 anni di 1 mattina, vita in diretta, insomma, so, io sono di Cava dei Tirreni, ogni tanto vengo qui e ho un'amicizia con Guido che da anni mi ha onorato di un premio. Quest'anno sono qui per vedere questo premio, tu mi vai a chiamare e mi trovo sul palco di nuovo. Infatti è stato l'errore più grande della mia vita. No, ma questo è il tuo premio, questo è il tuo premio. Passo un attimo di qua, ma come sei colorata, ma come sei variopinta, nel suo caso... Sono Mario Pinto, esatto. Per vera? No. Allora, cosa fai nella vita? Vai. Commessa. Commessa. Sei sposata? Sì. Sta qua tuo marito? Certo. Dove sta? Ma l'ho perso, non lo vedo. L'hai perso. Le storie d'amore che finiscono, guarda. Così. Vedi, alzato la mano. Rialzala! Oh! Ne hanno alzate due, che ne tieni due? Oh, fermi! Allora. Fermi! Dice, marito, dove sei? Chi è? Come si chiama? Marito, dove sei? Eccolo là. È uno solo. È uno solo. Tu che caspita alzi a fa la mano pure tu? Perché alzi la mano? Già è una questione qua complicata, devo dire la verità. Comunque non ce la fa, devo chiedere. Dove va? Devo chiedere. Questa cosa hai perso anni e anni di vita. Vengo subito, ma sta cosa proprio. Perché hai alzato la mano? Allora, alzato perché se non la alzavo lui, la alzavo io, eravamo a posto. Ma che? Ma che ha detto? Se l'alzava lui, l'alzo io, siamo se a posto. Non l'alzava lui, l'alzo io, se l'alzavo io non l'alza lui. Non si sa cosa, però. No, ma cosa? Credo e spero. Però. Aspetta. Andiamo avanti, qua. Che c'è Lello che fa lo sacchetto. Sì, dai. sì, eccolo qua. Aspetta, vieni qua. Lello. Che fai nella vita? Agente immobiliare. Poi? Cosa vuoi? Sei fidanzato, sposato? Sposato. Da quant'è che. Alzi la mano. Ma che fai tu? Aspetta! Ne ho messo 18! Pure la signora in fondo, pure io! Scusami, no, dico... Scusa un attimo, allora cambiamo un po' tutto. Benvenuti a C'è posta per te! c'è un problema di fondo, allora, proprio. Fammi capire una cosa, no? Allora, sei sposato con chi? Lei. Però aspetta, figlio mio, se tu mi indichi così... Anna. Sei sposato con Anna, quella Anna sta qua! Stai con Anna! Anna conosce, che la ne so? La presento. Allora, aspetta. Da quanto tempo state insieme? 23. Anna! 23 giorni, bravi. Anna, come si fa? Cioè, ogni volta che entra in casa vuole lo stacchetto? Giusto per... Amore, buongiorno! Allora, adesso, vabbè, bando alle ciance alle bande. Ci serve l'orchestra. Quindi voi sarete i componenti della nostra orchestra. Orchestra, molto facile. Giustamente... No? Ma come, come se che ci stiamo a fare qua noi? Titti, dai, per cortesia. Un'orchestra senza la tromba. Tu mi sei la tromba, che non è un invito. Guarda, ma... io sarei batterista percussionista. Non è un verbo. Vabbè, però questo, veramente, cacciatelo, datemene un altro, non si sopporta. Allora... Sono capitato male, che vuoi da me? No, sono capitato benissimo, benissimo. Allora, tu rappresenti la tromba. Vabbè, ok. Ok, la tromba, come si fa? Come... Che
Cioè, ma te lo sei preparato con noi lo sketch che già vai? Non so che devo fare, dimmi. Allora, metti le manine così. Vai. E fai per. Una schifezza di tromba proprio. Fai la prova. Io me la porto a casa questa. Cioè, da odio è diventato amore adesso. Non so che devo fare. No, Mettici. Bravissimo. Poi abbiamo la chitarra. La chitarra, metti di posizione la chitarra. Ma che te stai abbracciando qualcuno? La chitarra è un'opera d'arte, mettiamoci tutti così. Ah, guarda, bello, bellissimo. Cos'è? Il valzer. Ecco, così. Tracatraca. Ok, tracatraca. Stai grattando il formaggio. Fa anche quello, fa anche come? Le corde della chitarra. Ah, le corde. Scusa un attimo, mi fai risentire la trombetta? È diventata una cornamusa. Sono una cosa diversa. Io ti voglio bene. Anch'io ti amo. Chitarra! Già si allarga, ti amo. Chitarra. Tromba. Chitarra. Tracatraca. Mi sei inceppata una corda. Tracatraca. Le manine però come chitarra. Dai, vai. Insieme, combo. Un'altra volta. Ok, certo. Vai. Tracatraca. Bellissimo. E giustamente Lello, da buona gente immobiliare. Sì. Serve anche qualcosa di latino, di spagnolo. La nacchera. La nacchera. Com'è la nacchera? Che è? Com'è? Scusa, come si chiama tua moglie? Anna. Anna, ma così è normale? Cioè, è così proprio è normale? Immagino... Quando vende le case. Ok, perfetto. E allora, è in vendita. No, le nacchere. Vai con il movimento c'era, però è gnicchegnacche. Ma fa una faccia, non lo so se voi vedete, da qua sembra un film horror. No. Vai. Gnicchegnacche. Io mi sognerò la sigla con lui. Stanotte sarà così. E allora, tromba. Chitarra! Tracatraca. Nacchere! Gnicchegnacche. Insieme! Vai! Silenzio, aspetta! Silenzio a cappella. Insieme, dovete fare proprio il pezzo insieme. 3, 2, 1. Guarda, secondo me l'orchestra stasera. Meglio che la vediamo la mia. Vi riaccompagno all'uscita. Un applauso all'orchestra. Sono stati bravissimi. Venite. Mannaggia a te, mannaggia. Fammi vedere. Com'era? Nacchere! Gnicchegnacche. Ma io te lo dico sempre, abbiamo un fiuto per certi non elementi. Non si può fare niente, non possiamo presentare. Accompagno un attimo. Dove vai? Dove vai? Un attimo, torno subito, vieni accompagno qua. Ragazzi. Faccio un altro... Vieni. Tu qua devi stare. Io qua devo stare. Mamma, io con questo mi sto facendo... C'è una storia d'amore. No, salgo subito, volevo vedere se qui era tutto ok. Tutto a posto qui? Sono stati bravi? Signora... Bravissimi. Ma lei non so di cosa ha visto. Lei di dov'è? Di Vietri. Ah, di qua. Sì. Come sta questa sera? Bene. Sì. Molto posata lei, garbata. Cos'è una forchetta? Che è una posata? No. Vengo subito, devo vedere sempre l'amico mio qua. Sei sveglio? Sono sveglio. Meno male. Ti sta piacendo la serata? Bellissima. Soprattutto il momento nostro. Questo perfetto. È migliore. Perfetto. Dopo ti do i soldi per sta cosa che hai detto. Vediamo chi c'è. Come stai? Bene. Come ti chiami? Salvatore. Sei Salvatore, non l'hai riconosciuto. Salvatore. E sei sposato? Sì. Con chi? Lei. Dici tu, è l'unica occasione per stare a distanza, meglio. Perfetto. Vieni qua, torno da te. Sì. E me lo sento. Cosa senti? Che appena varcherai quella soglia, Marco, partirà qualcosa. Marco, non Marco, so cosa. Marco, sì. Aspetta. Marco. Che bello! Non c'è l'orchestra. Io ti volevo dare un'orchestra, però sono delle pippe clamorose qui. Dito che l'orchestra non si può fare niente. Non possiamo presentare, ragazzi, tocca a voi. Anche se c'aveva del batterista, però cantante, no, è andato a lavorare. No, quello fa tutto, ma rimbambito, 2 minuti qua, non capisco più nulla, quindi purtroppo. Folletti di Radio Ibiza, perché io sto facendo un'altra radio, Radio Ibiza, Enzo e Mario! Grazie!
Grazie mille, grazie. Vabbè, non grazie. Tornate mai più, abbiamo detto. Io te l'ho detto, non ci chiamare. No, venite. No, vi consegna il premio una persona che ha detto, però sono bravi sti ragazzi. Quindi so, ma no, quelli dell'orchestra. Esatto, sono bravissimi, quelli sono bravissimi. Jacopo, vieni. Giusto, Jacopo, hai detto Sacchetto! Che... Arte in movimento. Ciao. Grazie. Jacopo, sono bravi. È vero, sono bravi, molto bravi ragazzi. Grazie mille, grazie mille. Lo dobbiamo dire per forza, quindi. Sì, sì, no, c'è scritto, no, scaletta, che sono bravi. Bravi ragazzi. Bueno, la scaletta dice, dici che sono bravi. Ragazzi, qui i premi si raddoppiano e aumentano anche di dimensione. Oh. Giusto Guido? Per due colonne come voi, quindi il premio, Guido, chi è che ce l'ha offerto? I premi sono stati realizzati da Benvenuto a Picella e Ceramica Iovine. Bravo. Doppio applauso, premio. Dai, applauso, sì. Applauso. Jacopo, a te l'onore di consegnare il premio a questi due. Beh, Jacopo, la tua vita era costellata di belle cose, premi noi. Sì, cioè a Giffoni, nomi, uno dietro. Una carriera, una pecca nella mia vita. Grazie. Uno dietro l'altro, ma aspetta, da per... che c'è il momento foto, rimani qui, dove sta? E se ci mettiamo in posa? Certo, c'è. Qualcuno fa le foto, no? Grazie ragazzi, grazie, per essere grazie, stati grazie con noi, grazie, grazie come... Jacopo. Aspetta, dobbiamo fare una cosa però. Ok, con noi... Non era questa la cosa, non era questa la cosa, non era questa, non tutto era per forza. Basta maestro. Facciamo tipo gli europei che abbiamo vinto, l'alziamo e tutti... Vai, uno, due, Arriva però, ragazzi dovete fare baccano, Dovete fare proprio un'ovazione, standing ovation. Anche quelli lontani dalla piazza. E voi che avete pure i microfoni. Noi, fate proprio, che amplificate. Va bene. 3, 2, 1. Grazie, 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 grazie ragazzi. Vi vogliamo bene, ragazzi. Grazie mille. Ragazzi, è stato vostra, bellissimo. È vostra. Grazie, grazie. Grazie mille. Ce ne andiamo, se no ci cacciate fra poco a calci, quindi è meglio che andiamo via. Grazie di grazie tutto. Mille, grazie. Grazie. Ciao. E Marco, per Enzo e Mario che ci lasciano, facciamo entrare un'altra persona che grazie ai nuovi social, Instagram e TikTok, un po' come è successo con Miriam, si è ritagliata un posto al sole. Stasera la vediamo in tutto il suo splendore, vero? Sì, sì. È pronta? Eccola, ecco voi, Amelia Villano! Arte in movimento. Amelia, c'è il microfono per te. No, non è Belen. Grazie. Sembra Belen, è diventata... Ma guarda, è meretta io, ti volevo dire. Ma perché dalla non prima edizione questo? Dell'Isola dei Famosi, prima, seconda, giusto? Ma, scusami, no, infatti, cioè io potevo fare la serata insieme a te, scusa, non eravamo belle insieme? Ma assolutamente, guarda, anche la foto ma ci facciamo... Ma no? No, ma Marco che c'entra, Vorrei dire, la serata la vuoi fare con me, non con te, Vabbè, facciamo una scaletta in questo modo. Ok, posso andare via? No, 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 resta pure, guarda, mi sta simpatico, bene. Ma se... Allora, Belen, diciamo che sei diventata famosa proprio perché fai la parodia di Belen. La parodia di Belen. E infatti, come risponderebbe Belen se gli venisse chiesto che siete come due gocce d'acqua? Ah, due gocce d'acqua? Ma che? Io e chi, scusami? Non ha capito, chi altro c'è? Amelia Villano. Amelia Villano? Ma la conosco. La conosci? No, ma chi è quella che fa TikTok ogni tanto lì? Sì, il make-up. Ah, vabbè, ma quella fa di tutto per assomigliarmi, non so come mai. Non ha lo stile suo. Non ho... Ma si vede che assomiglia a Belen da qui? Sì? No, non rispondono. Sono un po' più scettici. Un po' scettici. Amelia, tra i tuoi personaggi c'è anche la mamma bigotta. Assolutamente sì, quella è il top, il format più bello e devo dire che con lei mi diverto molto di più. È un format inventato da me e ho avuto modo di presentarla perché diciamo che è la mamma severa, ok, della situazione. Faccio anche la mamma di oggi, quindi ci sono due versioni. E quindi la mamma trova di tutto. Entra sì, alcune cose le possiamo dire, alcune altre no, perché ci sono sì, i bambini. Esattamente, alcune cose un po' hot. Un po' hot, che non so se bambine di oggi che hanno nelle case, voglio dire, vabbè. La minigonna ad esempio ce l'hanno.
la minigonna, ma quante volte l'ho trovata? E ti dirò, perché la mamma bigotta in questo caso, e sono io, no? E lei mi ha levato gli occhiali questa sera, sto parlando di mia figlia, no? E mi ha messo questa cosa addosso, ai miei tempi, le minigonne, ma che sono le minigonne, scusa? A me esisteva la gonna che arrivava fino a qua, quella era la gonna mia, no? Adesso vanno tutte con quelle chiappe di fuori, e gli piace far vedere tutto il mondo. Quello gli un po' come tanto. Te stasera. Un po' come mi ha preparato lei questa sera a me, che a me non mi piace proprio, capito? Un applauso lo facciamo ad Amelia. Insomma, sì, la mamma bigotta è un po' severa e trova di tutto e niente, si divertono le persone. Su TikTok mi trovate, anche su Instagram. E però diciamo che Amelia nasce anche come cantante. Sì. Infatti sì. C'è una carrambata, ti sei ritrovata con Greg che ti seguirà dopo. E hai partecipato a The Voice. A The Voice of Italy nel 2015. Tu sei di origini casertane. Sì, di Alife precisamente. Quindi questa sera ti chiediamo a cappella. Farò un pezzo a cappella. Vi chiederò di cantare con me perché è una canzone molto bella, molto sentita. È Reginella. Tu sei fatta una vesta scullata, nu cappiella con nastre che rose. Non mi sento. Ricominciamo? Voglio tutta la piazza. Tu sei fatta una veste scullata, nu cappiella coi nastri che rosa. Voi! E parlavo francese così, fui l'autriera che da giangondrata, fui l'autriera tu la tegnorsi. Insieme? Da c'è voluta bene a te, tu m'è voluta bene a me, ma non c'è mamma più, mai bada tu, distrattamente pienza. Ma che meraviglia! Vince il premio Arte e Movimento, sezione Influencer, Amelia Villano. Grazie, grazie mille. Consegna il premio la maestra Pinatesta. Arte e Movimento. Che potrebbe farti un bel esame di danza adesso. Assolutamente, infatti, gradisco. Volevo dirle l'aspetto a scuola di danza. Sì, assolutamente. Tu balli? Io un po' sì. Io un hai po' cominciato, sì. Hai fatto qualcosa? Sì, quando ero piccolina ho fatto danza moderna. Perfetto. E anche latinoamericano. La sbarra, anche latinoamericano, coppia. Vabbè, un po' tutto. C'è un po' di base. Cominceremo dalla sbarra, non ti preoccupare. Vabbè. Sbarra, subito per te. Ma poi come lo metto il piedino? Quello del piede? È così. L'opera è stata realizzata da Ceramica Fabbrica. Grazie, grazie Amelia. Grazie davvero, grazie tanto. Grazie per essere stata con noi, grazie Pina. Grazie mille. Grazie per avermi grazie ospitata, grazie mille. Grazie, a dopo. Il prossimo artista è dotato di una delle voci più belle del panorama musicale italiano e il suo stile unico unisce la tradizione musicale partenopea e il soul americano. Vincitore della prima edizione del programma televisivo All Together Now e finalista dello stesso programma in Russia nonché di X Factor Romania, Greg Rega. Accompagnato dal maestro Alessandro Crescenzo. Ciao Greg, ti lasciamo un po' al palco. Ciao.
Buonasera a tutti, nel momento aspettiamo un attimo che il maestro si prepari. In realtà io volevo vincere il premio ballo, ma Leon mi ha preceduto. Molto bravo. Grazie anche i ragazzi che ci stanno dando una mano, i tecnici che oggi stanno lavorando tantissimo. Vi ringrazio, un applauso anche a loro, perché poi nessuno ce lo fa mai. Quindi, maestro, quando vuoi, io sono pronto. Devo raccontare, cioè, mi hanno lasciato solo, sai, nel momento del bisogno. Lui è maestro Alessandro Crescenzo al piano, facciamo un applauso ancora più forte. Allora, signore, io stasera vi presenterò per iniziare un brano scritto da me un paio di anni fa. Il titolo è Dinta all'anima, lo potete trovare su tutti i studi digitali, su Spotify, su YouTube, c'è il video che è bellissimo. E niente, io vi ringrazio e buon ascolto. Insieme a te.
e tu mi senti dall'anima come voglio da Luca e a Luca insieme a te che mi senti dall'anima e so calore senza ardere e tu mi senti dall'anima come voglio da Luca. Prima che tu arrivi all'occhio sento calore sti braccio. Mi piace Pino Daniele? E vai, eh. La possiamo cantare anche insieme se volete. Tu dimmi dove sono i tuoi occhi e la tua bocca e forse in Africa che importa. Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il mio naso verso un giorno disperato. Perché ho sete ancora, ancora. Tu dimmi quando, quando, non guardarmi adesso amore, sono stanco. E perché penso al futuro, tu dimmi quando, quando, siamo angeli che cercano un sorriso e non nascondere il tuo viso. Perché ho sete ancora, ho sete ancora. E vivrò, sì vivrò tutto il giorno per vederti andare via. Ma tra i ricordi questa strana pazzia, il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non ci insiste, no, 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 no. Tu dimmi quando, quando. Fa, tutto cresce e se ne va. Passo di me un po' bene più. Voglio solo per m'asciutare. Voglio un'ora per ricordare. No, 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 no. Allora, per un momento devo scordare che bisogno ora allora, quando è sofferto salvo sul Dio e sai amare da Luca annunciarsi che niente tu voleva su lamenterà. E l'alleria se ne va. Ci siamo con le mani.
Ancora, ancora. Anche chi sta fuori non fa niente, la multa per... Price. Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Tra milioni di persone, e lui ha scelto te, e non ti tradirà. Le mani, non ci fermiamo, eh. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubino no, perché dubino no. Insieme ci siamo? Mai tutti mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre come sei, come sei, come sei, come sei. Ci siamo sempre con le mani. 3, 4. Le mani, le mani. A me mi piaccio blu se tutte i giorni c'è canta, perché sono stata zitta e mo momento mi asciuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò, per chi te ne complesse non ne vuole. A me mi piace zucchero che scende in un caffè, ma cura presa rana c'è maghi e meglio me. Ragazzi, mi faccio tutto quello che mi va, perché sono blu se non voglio cagnare. Oh! Ma poi ce ne sto male, la pazienza su portà, accendo che cammino, mezza viva spraita. Mi venga presso a te, perché sono nato in casa e che sonnire, ma non ti posso lasciare. Oh 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 oh. Insieme tutti e sono mo, e sono mo. Non sento. E sono mo. Di nuovo. E sono mo. E sono insieme a te e sono mo. Grazie, grazie. Allora, io vi saluto con quest'ultimo brano. Facciamo un applauso a Maestro Crescenzo, Alessandro, che... Ovviamente ringrazio Guido che mi ha invitato qui questa sera per questo premio bellissimo. È stato un piacere essere qui a Vietrici. Venivo sempre da bambino al mare, anche da grande. E questo pezzo è sempre un pezzo mio scritto circa un anno fa insieme a Lorenzo Campese, un mio amico e musicista. E niente, ve lo dedico, se volete ascoltarlo potete ascoltarlo in qualsiasi posto volete, su Spotify, YouTube, fate quello che volete. E io vi ringrazio e buona serata. Ogni volta è così cade senza, accanto senza fumo, una casa senza mura. Ogni volta te volessi affiancare a me, o stessi in mezzo all'erba, mentre solo passa in terra.
magari prima che ti dormi pensami, forse mi viene in sonno. E allora sì che passo tempo, ma io ci provo ancora. E allora sì che sto chiagnendo senza perdere ragione. Tu fammi camminare insieme a te, tu fammi respirare vicino a te. Ogni foto ti cantasse sta canzone, magari mi stozzi senza dire una parola. Magari prima che ti dormi pensi, ma forse mi viene un sonno. E allora sì che passo tempo, ma io ci provo ancora. E allora sì che sto chiagnendo senza perdere ragione. Tu fammi camminare insieme a te, tu fammi respirare vicino a te. Tu fammi camminare insieme a te, tu fammi respirare vicino a te. E allora sì che passo tempo, ma io ci provo ancora. E allora sì che sto chiagnendo senza perdere ragione. Tu fammi camminare insieme a te, fammi respirare vicino a te. Ogni foto ti cantasse sta canzone. Grazie. Greg Rega e il maestro Alessandro Crescenzo, premio Arte e Movimento, categoria Musica, consegna Barbara Landi. L'opera è realizzata da Ceramica Mosca. Ma grazie. Complimenti, sei stato meraviglioso, grazie per queste emozioni che ci hai regalato stasera. Grazie, grazie a voi, grazie veramente, grazie. È stato un piacere. Grazie ancora al maestro Alessandro Crescenzo e ci vediamo, spero presto, dai. Assolutamente sì, è una promessa, Greg. Ok, sì, ci vediamo magari in concerto stesso qui. Concerto. Va bene, grazie mille. Grazie, ciao. Grazie, ciao, Greg. Grazie. Grazie Barbara. Ed è arrivato il momento, l'ultima parte della serata è dedicata alla comicità straripante di due artisti che sono sicuro vi faranno scompisciare dal ridere. Direttamente da Made in Sud, Peppe Laurato e Rosaria Ammiele. Buonasera! Buonasera! Funziona tutto alla perfezione! Allora, quanti di voi, grazie, quanti di voi ci hanno visto a Made in Sud? Visto che hanno alzato poco la mano, quanti di voi hanno il televisore a casa? Che pensa che hanno problemi di televisione? Vabbè, visto che non hanno alzato tutti quanti la mano che vedono Made in Sud, è doveroso presentarsi pure per chi non ci conosce. Però per far capire chi sei, parti da dire, cioè da chi sei veramente. Dalle origini, bambino. Da bambino. Vabbè, lo dico, io vengo dalla famiglia umile, ringrazio i miei genitori per i Natali che mi hanno dato, insomma. È vero, perché ti hanno rimasto panettone. Giusto? Panettone. Che è stato risato cagazzimmo? Allora, per farvi capire che
cioè che la mia famiglia è molto umile, vi devo spiegare che io sono stato un tipo curioso sin da piccolo. Io una volta andando a mio padre dissi: papà, papà, ma la cicogna quando porta i bambini dove ritorna? E mio padre mi risponde: in dove diciamo, voglio. Mamma mia, è un profilo proprio basso. Perché la tua? La mia è completamente diversa. Noi siamo tutti di un'altra generazione, siamo attolocate. Attolocate? Su dici. No, a me è diverso perché mio padre è avvocato e mia mamma è dottoressa. E a te ti hanno adottato? Non mi hanno adottato perché sono andata anche io all'università, esattamente alla Bocconi. Ha fatto un umorz. Tu parli così perché sei geloso. Geloso di cosa? Io ho continuato, sono andata a scienze dell'alimentazione. Conquisto fisico. Allora che c'è a secco? Tu che ti ne hai ci può fare l'andrologo. Giusto. Cioè, la prima rasata spontanea è stata un colpo fatto che tenga la papuscio. Mettiamo. Continuo con la presentazione. Occhi azzurri, capelli ricci, alto 1,75 m e peso chili. Si è rotto il microfono. Non si è sentito. Cioè, siamo venuti qua oggi. Panini, funziona. E dici, non abbiamo sentito. Non è vero, questi poi dopo si tornano a casa e si diffonde la brutta figura. Lascia stare. No, dici niente. Vabbè, mi armo di coraggio e ve lo dico. Dici. Peso 110 kg vestito e 130 kg a nudo. Scusa, com'è? Tutto all'incontrario. A me vestito ma affinano. Presentati tu al pubblico di Vietri, vai. Io? Sì. Vado subito. Io sono Rosaria Miele. Miele perché sei dolce? No, perché tengo fisico rubaratta. E le tue misure? 90, 90, 90. E che fisiche? Ho fisica la paura. Ma fate. Si la da fare, da fa tutto quanto l'applauso. Anche chi è fuori. Ma come tutte le donne hai un pregio. Cioè, sono una ragazza attenta alla linea. È un difetto? Dicono sacchi i pall. Però noi abbiamo un'esigenza, quella là di immortalare ogni nostro spettacolo che facciamo live, soprattutto in questo periodo dopo la pandemia. Vi va di fare questo video insieme a noi? Ma proprio che te ne da fa? Non mai stare qua, sarebbe una brunchite. È vero? Ma no? È tutte sere a così a Vietri, bello e buono voto vendere, sì. Ma chi è di Vietri? Alzate la mano quella di Vietri. Ah, io la facevo una da parte sta festa. Dov'è? Cioè di Vietri stanno 5 e loro, e voi, pensate, voi siete di Vietri, vanno fatte a stare un po' manciapino, vanno fatte manca trasici. Ma dentro si paga il biglietto? No, ci vuole il Green Pass. No, ah, ci vuole il Green Pass, e tutti quanti voi non siete vaccinati? Siete vaccinati, però non siete di Vietri. Ma siamo razzisti. Andate in Coppa Statale, eh? Allora, vi va di fare questo video insieme a noi? No, sì, tutti quanti, vi va di... Ok, organizziamo. Prendete il cellulare, e credo che oggigiorno tutti quanti avete un cellulare. Prendete il cellulare, opzione torcia. Ok. No, doccia, qualcuno ha detto, Roma va a fare una doccia. Torcia, così. Pure fuori, pure quelli là che non hanno il Green Pass. Da picciare. Tutti. Poi passo io. Aspetta. E li date a me a i cellulari. A te che sei in prima fila, no. A te che sei in prima fila ti consiglio di agitarlo il cellulare, perché come te lo sei messo così, paru lumino lo cambusando, vero? E mi dice, perché sei proprio così, poi stai. Sei pure un poco pallido, che te è venuto? Non si chiude male. Allora, adesso facciamo un video. Luca, giusto? Ciro. Ciro, mannaggia. Vabbè, Luca, Ciro, sempre quattro lettere su, non è che mi sono sbagliato assai. Allora, io faccio questo video. Peppe Laurato, Rosaria Miele, a Vietri, siamo da soli? No. Parte la sigla di benedizione e tutto quanto agitate i cellulari. Allora, aspetta però, siamo da soli? No, sta pure vento. E agitate i cellulari, pure in fondo i cellulari. Sai i cellulari? Ma che li là la forlandere, no Green Pass e no cellulare, oggi ma che campata a fa? No, che perché sono uscita la coppa montagna. No, ma che secondo me ne viene manca c'è Nivani. Ti, che grande è stata. Peppe Laurato. Rosaria Miele. In una notte d'estate del 2021 siamo a Vietri sul mare. Siamo da soli? No, siamo con tutti loro!
Che grande video! Qualcuno già se l'ha mandato, fa un break, se sta scaricando c'è l'oro. Bravissimi! Capo, tu hai detto un'estate... 2021. 2021, un'estate meravigliosa, un'estate caldissima. Stavo mangiando la bocca. La cima bestica rimane, abbiamo un altro aspettare, rimane presa la bronchite a piedi sul mare. Capo, questo fatto ci mettere pure in quarantena, il prossimo spettacolo facciamo a dicembre, si è fatto bene. Grazie Pietri, che ci hai aiutato! Allora... No, Peppe. Scherzo, naturalmente. È stato bello, è stato bello. Dopo, magari, se ci scambiamo i numeri di cellulare, soprattutto con le donne, vi passo il video. Porta spesa a casa, non per altro. A voi che siete di Pietre, venga a trovare. Sei fantastica. È frutto spettacolo, andate a casa. A giucci a patti. Peppe, senti, io ho notato una cosa, mo che abbiamo fatto questa cosa di video. Quanta cosa? In una frase che ci mi ho notato che, come al solito... Le donne hanno partecipato più degli uomini. Ma perché dobbiamo fare questa differenza fra uomini e donne? C'è un dussucam che ci stiamo divertendo a così assai. Vuoi vedere? Vi devo una dimostrazione? Sì, qui. Con la partecipazione del pubblico femminile? Sì. E io ti risponderò con la partecipazione del pubblico maschile. Se proprio devi. Siete pronti? Ma è un po' vai giù, un altro quarto d'ora ci andiamo tu quando, però. Veramente, se non ce la faccio di giù, perché rimanete a mare, cosa fa rimane? No, ma rimane un mare, zuva. Se poi vado a mandare la pandemia, un lockdown, in da casa da sta. Vai. Sei pronto? Sì. Donne, a mio tre diamo un urlo. Aspetta, l'amica l'ha detto, donne, io sei te, è arrivato alla rodina. Poi guardate la moglie, è piaciuto. Allora puoi scagliare un numero di telefono, lasci insieme. Mamma, vattene a mare, va. Aspetta, rimane a mattina che scendiamo. Siete... Vai. A mio tre, un urlo, una coppa a montagne. Immagina, papà, la montagna, e succede? Stavo scherzando. Uno, due, tre! Ma si è da vetri su, ma si è fermato vento. Non fate paura. Tu dici? Uomini! Vero. Uomini! Lo uomini! Ho c'è una coppa a montagna. Mamma mia, 3-4 ore hanno calato la capandera. Al mio tre un grido, come quando abbiamo vinto gli europei. Aspetta, scendite! Ma chi stai a chiamare? Che le coppa gli uomini! Non ce ne sono qui stasera. Uno solo ha fatto abbattuto. Capurista, ma pure sono in una categoria l'uomo. Un grido, come quando abbiamo vinto gli europei. Caparicchi e noi non ce ne sono accorti a tempo a tempo. Manca donna rum, se ne aiuto, ma cosa da fa, caggio? A casa tu quando ci guardavi una bottiglia a mano, buone, so che il momento che uno vince è soddisfatto e sapeva cazzo da fare. Allora, al mio tre il grido, uno, due, tre! Mamma mia, i brividi! Grazie a voi stasera mi sento troppo maschio. Donna, mamma, vattene a casa e baccuso no. Oh, sta scritto con poco più, stai calmo. I brividi è sempre mezzo fatto fritto, ottimo, solo perché noi donne ci dobbiamo prima riscaldare. Quelle le donne sono come dice, la parte in ritardo. Invece noi uomini siamo sprint, subito partimmo. E subito furnation. Ma che è partito... Partimmo, è partito. Quando fai questa battuta, l'applauso parte sempre dal pubblico femminile. E la cosa più bella, cara signora, là, mentre faceva l'applauso ha portato manita e ha detto, Pasqua, ma te conoscono pure a te. Vado. Siamo galantuomini a Vietri questa sera e quindi ti diamo un'altra possibilità a te e al pubblico femminile, vai. Ah, c'è, faccio due. Niente mio, cosa succede? Ma già via tutto lo spazio. Sto bella così. Pare che ti ha tuffo, va, va. Vedi se è freddo l'acqua. Aspetta, c'è, fammi fa. Svito, sta battendo un trattore, lo piglio, a te. No, io va puretto. Fa vedi sul mare, sorrendo a nostro... A montagna! A montagna, poi... Donne! Mo, è arrivata la rotina, falla una da voi!
ho piglio il cellulare che ho idoro un goi. Faccio vedere che significa touch screen. A mio tre! Diamo un urlo. Tutte le donne. Aspettate, perché mocca... Una, due, tre! Mamma mia! Uomo maschio! È solo un caso che questa sera a Vietri hanno vinto le donne nei confronti degli uomini. No, lo sai perché accade questo? Perché accade questo? Perché ti devi rassegnare, noi donne siamo il motore del mondo. Bravo. Donne, sarete anche il motore del mondo, ma benzina, rindo, un mozzimo lui però. Vai uomini! La cosa più bella, mentre gli uomini facevano l'applauso, sempre quello là della signora prima, guardate la moglie, ha detto, posso fare l'applauso? Sotto vacca. Allora, se mette lui la benzina, la macchina mia oggi rimane a pelle. Ti ho detto tu. Rosa Ramiele, se la macchina tu rimane a pelle, non ti preoccupare, che una botto comunque da lungo. Ma adesso, per fare, se stanno lo mi dovete credere, l'unica botta che fa è quando si mangia i fagioli. Pam, 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 pam. Cose naturali che succedono a tutti, mi vuoi denigrare davanti al pubblico femminile qui presente a Vitri, ma non è vero. Come l'altra sera in salotto con il vaporizzatore della Thun. Oh, mamma mia, quello che ogni 5 minuti fa... Bravo. Quando hai fatto... il vaporizzatore della Thun mi ha guardato e chi sono Thun, ma questo è baccalà. Peppe stava morendo, va morire tu stessa. Quello che ti fa parlare è la gelosia, perché tu di me sei innamorato. Pensa dopo una notte d'amore, ti risvegli e guardatemi negli occhi, qual è la prima cosa che mi diresti? E con nottata e merda. So, io come uomo sono perfetto. Ho l'eleganza di Brad Pitt. Il fascino di George Clooney. È detto tra di noi, ho sapete che tengo così freddi? E femmina a casa! Sembra lì, mi si scusi. Cioè io sono venuto nel quarto, sono aspettando a cadere per fare sta brutta figura. No, ma bellino, se piano collero quindi pu. Non ti prendere collera, No, a chi si prende collera? Anche tu hai una possibilità nella vita! Quale? Ma lo sapevi proprio? Sì, ci tengo. Anche tu puoi avere dei figli belli. Scusa la domanda, come si fa ad avere dei figli belli? Perché per avere i figli belli c'è una posizione particolare a letto. Oh, vero. Praticamente la donna si mette sotto e l'uomo si mette sopra. Sì, questo puoi dire. Scusate la domanda, è per avere figli brutti? Domanda c'è la mamma. No. Però ma è così, mi rimane solo a me, da sala pisanca. Che poi non è altro che sottolineare tutte le difficoltà che io ho sempre avuto con il gentil sesso. È vero, mi hanno spiegato che per conquistare una donna bisogna essere romantici. Allora io ho fatto una frase ad effetto per conquistare la ragazza che mi piaceva, mi avvicinai a lei e dissi scusa, ma tuo padre cosa ha fatto? Il ladro? Ha rubato due stelle dal firmamento e te le ha messe al posto degli occhi? E se mi rispondete, padre, che fa? L'allevatore sta crescendo sto porco a 30 anni. Dopo questa brutta figura mi sono racchiuso comunque in me, però ho scoperto il mondo multimediale. Oggi basta chattare e puoi arrivare all'appuntamento e conquistare una donna, no? Ci sono tantissimi siti, meeting, bingo. Allora io ho iniziato a chattare. Da quando ho saputo questa cosa mi sono portato il computer in ogni due. Pensate, una volta l'ho portato in bagno, mi è caduto il computer nella vasca, stava affogando. Come mi sono accorto? Che mentre arrivo facevo Google. Io che l'hai fatto per te e tu manca l'hai capito. Ma non faccio uno solo per te. Poi ho preso e l'ho salvato. Devi vedere il computer come è rimasto contento. Appena è uscita ha fatto Yahoo. Se non le capite, fatele spiegare allora. Ho iniziato a chattare. Vanno di moda le MILF e anche io ho chattato con una MILF. Che cos'è una MILF? Una donna di una certa età che va con chi è più giovane. Chatto con la MILF, arrivo all'appuntamento. Appuntamento con la MILF. Si presenta una vecchia in 90 anni. Io volevo la MILF, ma ti ho fatto la MUF però. Che se avessi 90 anni, peggio banotta. Andiamo a ballare, c'è il ritmo nel sangue. Ah no, tu dici un ritmo mucco perché da ballare andiamo. Peggio banotta, non scherzare, io con te voglio fare sesso. Le posizioni del Kama Sutra le conosco tutte quante. Che lo sono 90, basta che ne hai fatto uno all'anno.
qual è la posizione che devo fare con te? Tu? La posizione a cipolle, che le cade sfoglia e mi metto a chiangere. Non scherzare, bel giovanotto. Se mi vedi completamente nuda di stessa sopra il letto, tu che fai? Ti porti i fiori. Ma dimmi, come posso farti godere? Ah no, mi ha la pensione. Però, nonostante ciò, tutte queste difficoltà, alla fine per conquistare una donna ho partecipato a un reality, e il reality è undressed, che significa svestiti. L'avete mai visto dove quei due sconosciuti per la prima volta si conoscono a letto svestiti? Io, Rosaria Mila, Medizud, abbiamo fatto la parodia undressed. Parte la sigla, con il vostro aiuto, io preparo un attimo, qua non abbiamo il letto, preparo un attimo il letto. Okay. Aspetta un attimo, scusi Ciro, voglio guardare un attimo i fatti miei. Avevo chiesto all'organizzazione una sedia resistente, che se andate con me scassamma. Vai, vai, vai Ciro. Ok. Peppe, 40 anni da Casoria. Rosaria, 30 anni da Napoli. Ci ha portato una cocco parte. Mi ha fatto su sorpasso. Sei bellissima. Tu sei bellissima. Occhi azzurri. Capelli biondi. Sì, tu... Io sarò Diabolic. E tu la mia Eva Kant. Eva Kant, ti so chi la chiede. Sei bellissima. Lo so. Hai gli occhi verdi. E dimmi che cosa ti ricordano i miei occhi verdi. E pistacchi nella mortarella. Oh. Che sia femmina per me. Piacere, Peppe. Piacere, Rosaria. Ci sfogliamo? Sì, dai, vieni prima tu. Sono un po' timido. No, vieni, vieni, non ti Ti avvicino con la mia leggerezza. E la zip, vieni, tranquillamente. Sono pronta, ma sei scemo, che vieni, sarà, sono pronta. Vieni, no, 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 vieni, sono io. Ah! Vieni, no, sì, vieni, vieni, la zip, tu la passi, mi sfoglia. Vieni, vieni, no, 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 ma la zip, ma zip, vieni, vieni. No, devi venire lì, ma sei scemo, devi venire, tu mi sfogli, e vieni! Vieni. Sei dolcissima. Posso mettere una poca paura. No, però si dà già sfugliare all'Ualan di furto. E se no, non ce l'ha. Vai. Wow. Scusate se è poco. Io con te verrei fin sopra le stelle. Sì. L'importante è che te nappi la buco nero. Mi piaci. Anche tu. Vai. Senti. Ma ti ricordo un bocconcino di mozzarella? In verità? Ma ricorda la mucca che l'ha fatto. Adesso tocca a te. Sì. Spogliati. Piano piano. Sì, spogliati. Piano piano, mi presto. No. Fammi vedere la tartaruga! Io venire a casa, tengo in dall'acquario! Vai! Sei pulito! Sei bellissimo! Dimmi la verità, chi ti ricordo? Il mio cartone animato preferito! Ah, l'uomo tigre! No, papà, papà! Era meglio che la mostri zitto. Che bello. Sì. Ti piace? Ma prossima volta metti la cinta però. Spogliati. Sì. Sei il mio babà. Sei la mia sfogliatella. Sì. Sei il mio gelato. Sì. Sei il mio cornetto. Ma pigliato pure il bancone della pasticceria. Ma che stai facendo? Sto togliendo la marina da sopra le zeppole. Ah, e vedi che si hanno attaccato, lasci stare. Sei bello. Sei bello. Dove aspettavo, risare da. No. Mi dà un senso allo stomaco. Ci mettiamo a letto? Sì. Questo è il letto?
C'è una piazza e mezza, che se ne manca una piazzetta. E speriamo che non sia memory. Perché? Ma voglio scurtare sta figura in merda. Of that guy. Ok. Se l'effetto quando metto pulito. Sì. Eh? Adesso vengo pure io. Faccio un salto lungo o un salto corto? Il problema non è lungo o corto, il problema è proprio salto. Ma devi venire per forza? Vieni. La vuoi vedere? La vuoi vedere? Mi imbarazzano poco, ma ne faccio mica, insomma. Allora te la faccio vedere? Sì! 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 Sei pronto? So, ma vabbè, ma fa paura! Ma non mai tu sto fatto! Allora, è pronto! Ma nonna mia! Sta venendo! Ah, che stai, il capitano da costo! Ti piace? Sì! E che ci metteresti qui vicino? Tu non dici, perché questa non è una coscia, è un zambuno! Appena viene Natale ti magna. Mi piace. Anche tu. Quanto mi piace. Ma sei riformato corno? Sì. Adesso vengo pure io. Sì. Oh! Mamma, c'è un ortopedico? Abbracciami. Sì. Aspetta, a caso mai mi piglia la roba, coscia, non preoccupare. Abbracciami. Sì. Vai, vai, abbracci. Sì. Abbracci, sì. Stile coraggio. Si hanno rubato che l'ho da mano, non sto. Sì. Ecco qua, l'ho trovata. Ma dimmi, sì. Che tipo sei? Io sono un tipo sportivo. Pensa che a casa ogni giorno sto 2 ore sopra il tapis roulant. Oh, ed è faticoso. E che ne sa, ci non l'ho mai appicciato. E tu? Sei simpatico. Meno male, pensi sei antipatico. Anche, e tu? Anche io sono una tipa sportiva. Veramente? Che svelo. Non te lo volevo dire. Pensa che proprio oggi ho fatto 3 ore di equitazione. Oh, e sei stanca. In homo cavallo sta acceso. Che segno sei? Io sono Capricorno ascendente leone. Sì, e tu? Pesci. Ascendente. Frittura. Mi piace. E poi sono un tipo romantico. Sono convinto che le donne mi hanno conquistato con i fiori. Sì. A te che fiore piace? O fiore latte. Sia femmina per me. Senti, io sto cercando un uomo romantico. Veramente? Sì, che mi porti a mangiare fuori. E ci prendiamo antipasto, primo, secondo, contorno, caffè, amassa, caffè, limoncello e dolce. E poi guardando la luna piena mi dirà... La luna è piena, ma tu non da buffo mai. Mi piace. Anche tu. Comunque, dimmi. Ma tu, ma... No, sì. Ti posso conquistare con un mio ballo burlesque? Sì. Ti burlesco. Burlescami. Sei pronto? Sì. A provare il brivido? Ehi. Lungo la schiena? Chi si balla? Pare che una mossicarata. Fidati. Annenna annina! Ecco. Dici la verità. Sono il tuo Luna Park. Niente di meno, mi sono accorto la coppa da catà. Mi piace. Ci siamo a letto? Mi. Ma io quando vedo te non capisco niente. Sarà questo rosso fuoco. Ehi. Io divento un toro. Fa un'altra cosa. Ma credo, toro che ha sfumato. Lo sto mettendo in moto ma non parto. Ah, sei il mio toro? Sì! Sei il mio toro? Sì! Fatemi quello che vuoi! E io sarò la tua Kai Girl! Sì! Mamma mia! Buono toro, vai toro, corri toro, vai! E vai, muoviti, corri! Ma che ha fatto? Stai giù di colpo tu per tutta la sciamarina qua! Signori, una alla volta, non fate assemblamento! Senti, mi piace! Ho trito Green Pass! Senti! Ma quando ne siete? Non so se sono pure che le coppa a montagna. Mi piaci? Pure tu. Ma dici la verità? Sì. Ti senti sorpreso? Assai. Perché? Non si è mai visto un toro sotto una vacca.
Adesso ti devo baciare. Ma un bacio, no. Stai già baciando. Lascia... Peppe, ti devo baciare. Che stai scherzando? Ci stiamo scherzando, ma tu capisci il tiro veramente. Sì. Manca leva, man. La prossima volta faccio venire con parrucchino. Posso dire una cosa? Sì. Qua non è colpa mia. Stai uccidendo. E chi è che lo ride, che lo sta chiudendo di me, guarda. Sei pronto? Sì, sono pronto per il bacio. Posso dirti una cosa? Dimmi. Non solo la seggia, sta mi scassando pure poco. Senti uno spiccolio. Posso dirti? Ma stiamo solo il ticco? Sì, sì. Ma sei tu? Sì. La prossima volta che ti mangio cinghiale, cucinalo. Quello è un fremito. No, che è ancora vivo, va sci. Ti devo baciare. Baciami. Bacio, bacio. Non opporre resistenza, Peppe. Non opporre resistenza, Peppe. Non opporre resistenza. Stiamo ponendo resistenza. No. Stiamo ponendo resistenza, Peppe. Non opporre resistenza. Mi sto muovendo proprio. Sei pronto? Che stai dicendo? Sto pregando. Ah. Dici shop, shop. Shop, shop. Stai vedendo se ti ho lasciato il rossetto? No, si mi è lasciata la lingua. Io ti scelgo. Sì. Io voglio vivere tutta la vita con te. Io su di te ascoltando la musica di Madonna. Tu si non dai sia da poco perché a San Giuseppe. Grazie! Di no, va bene, no, non sì. Siamo comodi. Peppe, sono arrivati due amici, metta fu caffè. Ma mica disturbiamo. No, assolutamente sei no. Entrato solo però... nella nostra camera da letto. Sei entrato sul più bello. Sul più bello. Immagino che sul più brutto. Passava un altro po' e m'accerivo. Però a me le cose a tre non mi piacciono. E siamo a quattro. Siamo quattro. Ah, ma conto pure io. Chi è? A cinque. Fa saggi quando è più gente può. Tutti col Green Pass. Pure chi nella Coppa Mondiale. Che li chiamiamo subito. Stasera mi ha già fissato. Quella è Dragonea. Raito. Rai, scusa. Raito. Geografia zero, eh. Eh sì, sono pure di Pietri. Peppe Laurato e Rosaria Miele. Grazie. No, non andate via, non andate via, perché anche se Peppe... In déshabillé. Richiamiamo la nostra madrina Angela, che deve premiarvi e... Ecco che qui per noi è un onore. Angela. Prima si parlava dell'isola di famoso, dell'isola di famosi, ma anche noi siamo stati. Guardate qua come ci ha combinato. No, oh. Siamo allergica a cocco. Ma che se è una bolla. Il cocco ci abbuffa. Tutto quello che non davano a noi. Ci mangiavamo noi. Certo. Volevo un attimo dire una cosa seria, perché ce la siamo detti a telefono. Ed è lo spirito con cui Peppe e Rosaria fanno il loro lavoro, perché quando ci siamo sentiti a telefono con Peppe ha detto una frase che mi ha molto colpito, che riprende un po' il tuo passato, quello che c'è stato, che da parlando un po' del lockdown e della sua esperienza, dalle cose brutte nascono sempre delle cose belle. E infatti da un momento che conosciamo tutti, che voglio dire ha caratterizzato la vita artistica e di amicizia di Peppe, ovvero la scomparsa di Massimo Borrelli, suo, facciamo un applauso perché siamo convinti che lui ci sta, vi sta guardando da lassù. Lui ha realizzato insieme alla famiglia di Massimo una onlus, Voglio il Massimo, un'associazione Massimo Borrelli Onlus, che mira proprio a raccogliere fondi per combattere e per aiutare la ricerca contro il tumore al pancreas, perché lui 5 anni fa è stato colpito da questa brutta malattia. Quindi facciamo veramente un applauso, perché dietro alle risate, dietro allo spettacolo si celano, e a volte non si sa, anche delle cose importanti come la ricerca. Quindi a maggior ragione Angela vi premia con queste due opere di ceramica del nostro territorio. Arte in movimento.
ci picchia quanto pesano. Allora, che sono stati realizzati prima, da ceramica assolutamente. Grazie. Io faccio i complimenti per l'opera in ceramica, anche se noi questo premio non ci piace tanto, perché di solito quando ci portano i piatti noi ci portano i chino. Quindi prego per voi. Angela è abituata perché sull'isola tutto avevano tranne tutto era vuoto. No, però io non sono proprio abituato. Però questo è bello grande, a riempirlo ci arrecriamo, Rosacca. Sì, sì, ma ci facciamo le capotanti. Grazie di cuore. Una bella foto? Sì, camutante, è bellissima questa foto. Un po' vicino a Angela, è proprio bella. Che quando uno la rivedrà, dice Angela, ma chi è che l'ha figurato su affiancattica? Lattuso, tu non sei di queste parti? È un maniaco. No, perché se non hai capito tu facci free, Attenta capito, che c'è il compagno in platea. Chi è il compagno? Può alzare la mano il tuo compagno? Eccolo. Russa. Cesare. Eccolo, eccolo lì. Mamma mia, è Brus. Stavo scherzando. Non oh, piatta, fatta così, non penso che mi offri una pizza. Fatta la foto? Sì. Vai, 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 fallamo. Scusami, copriamo. Non... Pensavo che stava scherzando. Ma chi la scatta sta foto? C'è il fotografo da qualche parte. Dietro a Ciro. Ci prendono da lontano in modo che si vede tutto il lì. Ci dice che è fatta. No, perfetto, infatti, mi raccomando. Abbiamo sudato un poco con questo poco di vento. Stiamo paralizzati. Grazie Peppe e Rosaria per essere grazie a voi che ci ha ospitato. Buonasera Pietri. In bocca al lupo a tutto e buona estate. Grazie. Angela, approfittiamo allora, della tua presenza. Sì, ma io volevo fare un saluto, prima abbiamo nominato Cesare, vabbè che è il mio compagno, però volevo fare un saluto particolare, speciale, alla persona che è pelle della mia pelle, sangue del mio sangue, che io amo moltissimo e che e questi giorni sta qui con me ed è mia figlia Mia. Ciao Mia! Facciamolo un applauso, la vediamo in prima fila. Ecco, che si copre addirittura con il telefonino. Mi faceva piacere farle un piccolo salutino. E ci sta tutto. Siamo giunti al termine di questa serata, ricca di sorprese e di musica, di arte in movimento, come giustamente si chiama, ma qui c'è proprio l'arte che si muove e che speriamo vada sempre più avanti. Speriamo, eh? Speriamo. Allora, abbiamo tre vincitori del contest visual che nominerà Angela e poi... provvederemo, ci sono tanti premi tra cui un photoshooting tutti legati al mondo, quindi chi vuole approcciarsi anche al mondo della pubblicità, voglio dire, è un certo, grandissimo premio. Questa può essere un'opportunità. Allora, abbiamo Marco Rispoli. Addirittura, ha vinto il premio. Con... è vero. E poi abbiamo, vado di seguito, Céline Vogue. E poi Auto Federico, che è una concessionaria. Esatto, grazie. Grazie allo nostro media manager Visual che ci ha offerto questi premi. Adesso siamo nella parte finale. Angela, c'è un premio anche per te, non è finita. Chiamo il presidente del consiglio, non Draghi. Questa sera, non Draghi, naturalmente. No. Ma il vostro presidente Daniele salve. Benincasa, piacere Angela. Oh, che bello! Grazie. Anche per te. Io torno a casa con un sacco di cose questa sera. Meno male che sei in macchina, sennò pagavi il bagaglio. Composizione di fiori bellissima che mi avete donato. Poi anche questo piatto, veramente. Grazie. Sì, diciamo che è la nostra arte, è la nostra tradizione, Pietri. Oltre ad essere ceramica, oggi abbiamo visto che è arte, cultura ed intrattenimento, oltre che coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio. Io ancora una volta ringrazio Guido che è riuscito a mettere su questo evento, che ormai sono 8 anni, che però riesce ad accomunare un po' tutta la comunità vietrese. E ringrazio lei per aver accettato l'invito e per aver allietato la nostra serata. Per me è un onore essere stata qui con voi, grazie mille. Facciamo una foto? Assolutamente sì. Nel frattempo inviterei il parterre a salire, gli ospiti ci sono, così facciamo un ultimo saluto. Foto penso sia andata. Okay. Volevo io fare un ringraziamento, come dice Daniele, è un lavoro di sinergia, quindi tutto il team Arte in Movimento, saranno Vietresi, ASD Balance, Alessia, Serena, Ciro, Alfredo, Antonio, li devo ringraziare, il mio partner Marco, l'amministrazione.
vi chiamerei tutti sul palco per un saluto. E Angela, devi sapere che noi replicheremo il 25, scusami Daniela, sì, con uno spettacolo dedicato al musical. Bene. Quindi saremo in altre vesti, canteremo, balleremo, reciteremo. Bene. Quindi vi aspettiamo il 25 con la notte del musical. Tutti sul palco per una foto. Seguirò attraverso i social, postate sì, tutto. E buonanotte a tutti, grazie. Grazie, anche buonanotte a tutti. Anche il parterre, grazie, sul palco. Grazie di esserci Pina, Marco, Barbara, grazie. E un grazie sì, anche a Guido Mastroianni. Sì, grazie, Peppe e Rosaria che stanno vestendo. Ringrazio il service, grazie. Applauso a Guido, applauso grazie a Marco. Ecco, grazie, naturalmente. Grazie, grazie a voi. Peppe e Rosaria si sono vestiti. Vicino ad Angela, Peppe. Moto, fermi che ci abbiamo un segnale che, ci, che dobbiamo stare immobili. Sati. Ok. Grazie, grazie. Buonanotte a tutti. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty in